Ciao Paolo. Punto ci colleghiamo e io saluto e ringrazio i partecipanti all'eccezionale panel di oggi, il professor Vignali, il professor Ferrero, il professor Fetraglia e il professor Candiani. Veramente incontro di eccezione. Siamo arrivati al quarto incontro sulla gestione dei fibromi uterini. Dopo aver affrontato diversi aspetti epidemiologici, patogenetici, associazioni e associazione con vari tipi di sintomi e problemi relati ai sarcomi che ben conosciamo, arriviamo al passaggio probabilmente che interessa più da vicino tutti noi, e cioè la gestione pratica, il trattamento dei fibromi uterini. Problema che ognuno di noi incontra praticamente quotidianamente. Abbiamo diverse alternative, le affronteremo, abbiamo novità farmacologiche, ci sono modalità mini invasive non chirurgiche e abbiamo di nuovo lo standard di riferimento che è la chirurgia. E quindi io chiederò ai partecipanti a questo incontro di affrontare questi temi e di fare un'analisi critica, diciamo, delle evidenze disponibili in letteratura per poter poi permettere a ognuno di noi di informare in modo dettagliato e approfondito le nostre pazienti per poter prendere delle decisioni condivise. Iniziamo quindi con il professor Vignali che ci spiegherà se i GnRH antagonisti, che tra poco arriveranno anche sul mercato europeo, lo sono già sul mercato nordamericano, offriranno reali vantaggi rispetto ai attualmente disponibili GnRH agonisti. Prego, Michele. Grazie Paolo, innanzitutto grazie dell'invito a parlare di questo argomento. Io, essendo il primo, farò anche una piccola parte introduttiva. Quando parliamo dei fibromi uterini, ovviamente parliamo, come ci siamo detti, della patologia ginecologica benigna più frequente. Negli Stati Uniti rappresenta la causa principale di ricovero per condizioni ginecologiche e sappiamo che più o meno una donna di 50 anni di razza bianca avrà il 70% di possibilità di manifestare fibromi, mentre se si parla di razza nera, che sappiamo avere questi problemi, questa particolare caratteristica dei fibroblasti, la percentuale sale fino addirittura all'80%. Questo ovviamente anche dal punto di vista economico, del costo sul sociale, è un dato molto importante, perché se noi consideriamo sia i costi diretti, che vuol dire ricoveri, visite, medicazioni, eccetera, ma anche i costi indiretti legati all'assenteismo che può manifestarsi, anzi si manifesta quando il fibroma è particolarmente sintomatico, e se in più consideriamo anche gli outcome ostetrici legati ai parti con fibromi piuttosto che ai parti dopo miomectomia, il costo sale fino a 34 miliardi di dollari. Questi sono dati del 2012, che è molto più basso rispetto al costo globale, ovviamente, del diabete mellito per tutti i generi, sia maschile che femminile, ma è anche molto più alto di altre patologie molto importanti come il carcinoma della mammella, il carcinoma del colon o il carcinoma dell'ovaio. Un altro dato importante, queste sono listerettomie negli Stati Uniti 2000-2010, che vedete che si attestano intorno ai 420-450 mila all'anno, e ancora oggi la causa principale di listerettomia restano i fibromi uterini o i sanguinamenti anomali, che ne sono la conseguenza quando il fibroma è sintomatico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è evidente che noi ci dobbiamo trovare, questa è la nostra pratica clinica quotidiana, delle terapie alternative, delle terapie che siano in grado che ci permettano di arginare la sintomatologia dei fibromi, in particolare ovviamente la sintomatologia emorragica. Ho citato questo articolo del 2015 del New England di Elizabeth Stewart, che ho incoronato regina dei fibromi, in quanto in tutti gli articoli sui fibromi, in particolare quelli su New England, è sempre presente, come vi farò vedere, lavorare alla Mayo Clinic. E come vedete, citando le terapie che tutti bene o male conosciamo, poi Felice probabilmente ci farà vedere,
acido tranexamico, spirale allevonorgestrel, che attualmente, poi lo vedremo, rappresenta un po' la terapia medica d'elezione nel caso dei fibromiotelini, ma venendo a quello che fino adesso è stata per noi forse la terapia più utilizzata, che sono gli analoghi di GnRH, vedete che già riduce la possibilità dell'utilizzo del GnRH analogo solamente in caso di trattamento preoperatorio per ridurre l'anemia, rialzare l'emoglobina e comunque per un periodo non superiore ai 2-6 mesi. È chiaro che quando parliamo di una sintomatologia di fibromiuterini non pensiamo solo alle cinquantenni o alle quarantenni, pensiamo ovviamente ad un panel di persone che possono cominciare ad avere disturbi anche in età ovviamente precoce e quindi questa terapia che noi dobbiamo immaginarci deve essere una terapia a lungo termine, che è un po' il problema della gestione di questa patologia. Delle linee guida sempre del 2015 della SOGC, della società canadese che fa le linee guida, vedete che c'erano, vabbè, ai tempi l'umipristal acetato e il GnRH analogo con l'herbal therapy per i fibromi per sintomatici sia dal punto di vista emorragico che dal punto di vista del bulky effects, cioè delle compressioni. La linea guida rivista nel 2019 toglie fondamentalmente i GnRH analoghi, lasciando l'umipristal acetato, anche se sappiamo che oggi, da febbraio di quest'anno, insomma, l'utilizzo è molto, 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 molto limitato, cioè deve aver praticamente provato tutte le altre terapie. Se la paziente deve rinunciare, deve rifiutare la chirurgia, allora in quel caso si potrà utilizzare. Ma comunque, ancora, l'indicazione è a un trattamento prolungato, che secondo me è la cosa un po' importante che ci interessa. Anche le nostre linee guida della SIGO del 2018, pubblicate fino al 2018, raccomandavano comunque sempre una terapia medica, ovviamente terapia chirurgica o alternative mini-invasive nel caso in cui la terapia medica fallisce. E le ultime linee guida che vi porto sono quelle del NICE 2018, ma aggiornate al 2020, dove è sparito l'umipristal acetato in seguito appunto alla sua storia, e rimane nelle pazienti con fibromi di 3 cm in metro orragio, cioè ovviamente parliamo sempre di pazienti sintomatiche, o fibromi superiori ai 3 cm, l'indicazione primaria, principe, è la spirale medicata al progesterone e in alternativa si possono utilizzare la pillola, progestinici, ma anche qui spariscono i GnRH analoghi, se non per ridurre di dimensione il fibroma, per favorire un altro tipo di chirurgia. GnRH analogo che sappiamo essere l'analogo del recettore del GnRH che si lega ai recettori e in questo modo abbiamo un'iperproduzione di gengonadotropine nella prima fase, il cosiddetto flare-up, che dura circa 30 giorni, per poi portare a una down-regulation dei recettori, che invece ci porterà alla assenza di produzione delle gonadotropine. Come dicevo prima, quello che ci interessa è una terapia non solamente per i 6 mesi o 3 mesi prima dell'intervento, ma una terapia che ci consenta una gestione a lungo termine del fibroma, cioè quello che è fondamentale è questo qui, una terapia a lungo termine del fibroma. E sappiamo anche che i GnRH analoghi, per le caratteristiche che vi ho presentato, hanno una serie di effetti collaterali molto importanti, tale per cui si era pensato di associare, ancora oggi si associa alla terapia del GnRH analogo, una cosiddetta terapia di Edbeck con diverse composizioni, tubulone, raloxifene, estriolo, noretisterone acetato, medrossiprogesterone acetato, chi più ne ha più ne metta, per ridurre gli effetti collaterali importanti. Questa Cochrane che è il 2015, all'ultimo aggiornamento, ci dice che i dati rispetto all'Edbeck therapy associata al GnRH analogo per la terapia dei fibromi sono di scarsa o di moderata evidenza come qualità. Però si è visto che possono ridurre quello che è la nostra maggiore preoccupazione, cioè la massa minerale ossea, il BMD. E però può esserci un piccolo effetto collaterale che invece di ridurre la dimensione del fibroma, il fibroma possa aumentare di dimensione.
Gli effetti collaterali legati all'ipoestrogenismo del genere H sono spesso la controindicazione all'utilizzo, come dicevo prima, a lungo termine, non solo per quelli che sono i sintomi, quindi i sintomi vasomotori, il cambiamento dell'umore, la secchezza, eccetera, ma anche proprio per la riduzione di massa ossea che può variare dai 2 al 6% e anche alla sospensione. Non è detto che tutte le pazienti recuperino la massa ossea della baseline, per cui ci sono, come dicevo prima, molti dati che conflittuali sull'utilizzo a lungo termine, tant'è che abbiamo visto prima anche Elizabeth Stewart lo dava già come nel suo New England come non ne consigliava l'utilizzo e è sparita anche dalle linee guida del NICE nel 2020. Del 2020. Comunque sia, se si associa all'EdBed Therapy, negli Stati Uniti l'EdBed Therapy approvata dall'FDA è mezza compressa di norepinefrina acetato, sempre associare vitamina D e calcio. Cosa sono gli antagonisti? Cioè cosa differenziano da quella che è la terapia che noi abbiamo sempre utilizzato? Che sono gli agonisti? Gli antagonisti antagonizzano il GnRH, si danno una forte affinità per i recettori del GnRH, bloccandone la produzione delle gonadotropine, bloccando la produzione delle gonadotropine da subito, direi che sono più o meno 15 ore il tempo di somministrazione e poi il blocco delle gonadotropine. Questo porta a non avere l'effetto flare-up, a non avere poi la desensibilizzazione la down-regulation dei recettori, che vuol dire che anche alla sospensione avremo un ritorno all'attività di produzione di gonadotropine molto più breve rispetto all'analogo del GnRH. Nonostante gli antagonisti compaiono negli anni 2000 per la preparazione delle pazienti per i processi di PMA, in verità ci sono tracce anche degli antagonisti del tempo, che erano il Cetrorelix e il Ganirelix. Vedete, poi vi ho citato lì tutti i nomi molto che ricordano veramente Uderzo e Obelix ed Asterix, perché se vedete tutti i nomi sono addirittura c'è il Teverelix che ricorda vagamente anche Roma, però questi farmaci che venivano somministrati in maniera attraverso il sottocute e più volte al giorno riducevano effettivamente il volume dei fibromi, ma dall'altro lato portavano ad un alto rischio di effetti collaterali istamino correlati con un'ipersensibilità e reazioni allergiche importanti, per cui vengono sospesi. Oggi gli antagonisti cosiddetti nuovi e provati ed approvati, come diceva prima Paolo, per i fibromi uterini sono l'Elagolix, il Relugolix e che sta finendo la fase 3 anche l'Inzagolix. L'Elagolix era stato approvato nel 2018 per l'endometriosi, poi vedremo nel 2020 approvato anche proprio per i fibromi uterini. Un primo studio di dose finding nel 2017 utilizzando l'Elagolix insieme a un Edback Therapy variabile, qui vedete era estradiol 0,5, neta 0,1 piuttosto che estradiol 1 mg e progesterone micronizzato 200 mg. Fondamentalmente in questo studio di 3 mesi si era visto che l'efficacia dell'Elagolix più l'Edback Therapy portava a una riduzione, sempre ovviamente dell'heavy menstrual bleeding, quindi stiamo parlando del sintomo emorragico, tra il 70 e l'80% ad una dose, che poi è la dose che viene scelta, di 300 mg 2 volte al giorno, e il fatto di associare l'Edback Therapy riduceva gli effetti collaterali senza alterare in maniera importante gli endpoint, che era fondamentalmente la riduzione della perdita dell'heavy menstrual bleeding, dell'HMBL. Successivamente viene fatto questo studio randomizzato con volumi importanti, 1259 versus 2308, anche in questo caso sono 4 bracci per gruppo, per coorte, e vedete che c'è placebo, Elagolix da solo, Elagolix con 0,5 mg 0,1 di neta o 1 mg di estradiolo e 0,5 di neta. Alla fine, quello che vediamo sono i risultati sempre sull'HMB, cioè sulla riduzione della perdita ematica, che
che è variabile, un po' più alto nelle pazienti che facevano l'Agolix da solo, sicuramente sono tutti statisticamente migliori del placebo, e la conclusione ci dice che l'Agolix con o senza l'herbic therapy riduce in maniera significativa la perdita ematica di queste pazienti, e il fatto di associare l'herbic therapy riduce l'effetto ipoestrogenizzante, quindi anche il rischio di perdita di massa ossea. Lo studio durava 6 mesi. Infine, i due studi di fase 3 pubblicati su New England, e qui come vedete compare sempre Elizabeth Stewart, che c'è in tutti questi studi del New England. I due studi che si chiamano ELARIS 1 e ELARIS 2 sono due studi identici: 300 mg 2 volte al giorno di Lagolix più estradiol 1 mg Neta 0,5, che è poi quello che viene utilizzato anche negli altri studi che vedremo. L'Elagolix da solo o il placebo. Il primary endpoint, cioè l'obiettivo principale, è una riduzione della perdita ematica mestruale a meno di 80 ml entro il sesto mese, oppure una riduzione del 50% della perdita ematica mestruale entro il sesto mese, utilizzando non più il Pictorial Blood Assessment Chart, cioè lo score di IGAM, ma il metodo alcalina e mattina, che è un metodo più preciso. Vedete, questi sono i risultati: tra il 68, fondamentalmente il 73% di riduzione e nelle pazienti che utilizzano questa combinata, è un po' più alto nell'Elagolix da solo, ma ovviamente l'Elagolix da solo ha un maggior rischio di effetti collaterali. Dal punto di vista degli effetti avversi, soprattutto su quello che è la riduzione della massa ossea, più o meno sono similari rispetto al placebo. Segnalo un 22% di pazienti che hanno poi l'hot flashes, la sindrome vasomotoria, e dal punto di vista dell'EBMD, che è quella che in fondo ci preoccupa di più per il lungo termine, non c'è differenza nelle pazienti che utilizzano l'EBAC therapy, quindi nel gruppo, chiamiamolo combinato, rispetto al gruppo singolo di Elagolix, sia misurata l'EBMD alla schiena lombare, sia all'anca che al collo femorale. L'FDA, in base poi a questo, approva nel 2020, maggio 2020, approva per i fibromi, non ho scritto il nome del farmaco, comunque sempre a base di Elagolix, ed è una compressa combinata che comprende, appunto, sono due compresse, una dentro anche l'herbic therapy, 1 mg di estradiolo e 0,5 di neta. E quindi le compresse vanno prese 2 volte al giorno. Vi ho sottolineato, perché poi so che a Paolo è particolarmente caro, il costo di 56 capsule, cioè di un mese, 1.026 dollari. Altro farmaco che ha completato la fase 3 è, se altro antagonista, il Relugolix, o Relugolix dir si voglia. Anche questo ha una particolare affinità per i recettori del GnRH, 52 volte più forte del GnRH endogeno, e 9 volte più forte del suo cosiddetto competitor, che abbiamo visto sono il che sarebbe il GnRH analogo, la leprolide acetato. In i due studi di fase 3 che sono stati approvati in Giappone solo però per l'utilizzo del Relugolix da solo, senza terapia combinata, infatti già utilizzato per i fibromi, sono questi qua della Takeda. Questi sono invece gli studi di fase 3 sul Relugolix combinato, che sono Liberty 1 e Liberty 2. C'era stato un primo studio di non inferiorità confrontando Relugolix da solo con il leprolide acetato, che dimostrava effettivamente che uno studio di 6 mesi funzionava ed è efficace sia nella riduzione dei fibromi che nella perdita ematica, tant'è che aumenta i livelli di emoglobina. E come dicevamo prima, differenziando l'antagonista dall'agonista, l'efficacia è più precoce perché non c'è il flare-up rispetto all'agonista, e il recupero del ciclo è più rapido perché non c'è la downregulation dei recettori. Gli eventi avversi erano similari. I due studi di fase 3 sono Liberty 1 e Liberty 2. Anche qui, come Elaris 1 e Elaris 2, sono due studi assolutamente identici. La dose è di 40 mg e si associa sempre nella stessa compressa come nell'Agolix, 0,2, cioè 1 mg di estradiolo e 0,5 mg di noradrenalina acetato, 6 mesi. La differenza
libertinone e libertinone sono uguali, a differenza rispetto alle Elagolix che lo studio viene fatto contro placebo, terapia combinata e un primo, primi 3 mesi di Relugolix da solo per poi passare al Relugolix combinato. C'è poi uno studio di tre che però non è ancora pubblicato, che è uno studio di estensione, perché alla fine a noi quello che interessa è l'estensione, cioè sapere quanto tempo poi possiamo continuare ad utilizzarlo questo farmaco. E poi è in corso un altro studio che si chiama Randomized Withdrawal, cioè quelle pazienti che terminano anche l'estensione vengono poi randomizzate a placebo versus la combinata per altre 52 settimane. Questo ci darà più o meno l'idea di dire. Ecco, non vi avevo detto che l'Elagolix è approvato per al massimo 24 mesi, cioè nell'approvazione dell'FDA è approvato al massimo 24 mesi, perché dopo 24 mesi ridurrebbe effettivamente la massa ossea. Questi sono i due studi di fase 3, e come vedete l'ultimo nome è sempre Elizabeth Stewart, Liberty 1, Liberty 2, vedete che alla fine i risultati sono più o meno un 73% di riduzione, sempre uguale, il primary endpoint sono identici, quindi riduzione degli 80 ml dell'MBL e o 50% entro il sesto mese con il metodo di alcalina mattina. Dal punto di vista dei secondari endpoints, che erano sempre la riduzione della complessiva della perdita ematica, la qualità della vita, il dolore, il recupero dell'emoglobina, si osserva che c'è un 52% di amenorrea, un 50% di recupero di almeno 2 grammi di emoglobina e un 43% di miglioramento della sintomatologia dolorosa utilizzando il Numeric Pain Rating Score. In termini di sicurezza, anche qui non ci sono differenze importanti rispetto al placebo, anche qui abbiamo un bel 34% di hot flashes e di mal di testa e in termini di riduzione della massa ossea nelle pazienti che facevano la combinata, quindi associata al back therapy, non c'è differenza con il placebo, mentre c'è se si utilizza il Relugolix da solo, abbastanza evidente, non c'era forse anche bisogno di dirlo. Cosa sappiamo dello studio di estensione del Liberty 3? Sappiamo che probabilmente c'è un maggior numero di pazienti che raggiungerà il controllo, quindi sopra il 78% il controllo del sanguinamento, che c'è una maggior quantità di pazienti che raggiunge la menorrea, quindi col prolungarsi della terapia si migliora l'effetto e che si ha una riduzione anche del volume dell'utero. Da notare che in questo studio del Liberty 2 e Liberty 1 non c'è una riduzione del volume dell'utero, ma non del singolo fibroma. Cosa possiamo dire rispetto a questo? Sappiamo che gli effetti a lungo termine, i lavori che ci siano sugli effetti a lungo termine degli agonisti, quindi delle leuprolide per intenderci. Non ce n'è in verità, c'è questo protocollo della Cochrane che ha iniziato nel 2017, ma di cui non ci sono ancora i risultati, c'è solo il protocollo e vedremo nel futuro. Rispetto all'agonista, che secondo me rimane attualmente il competitor, poteva essere il competitor l'ulipristal acetato, ma oggettivamente non è possibile utilizzarlo oggi, mi sembra erroneo e sconsigliabile, direi. Abbiamo che l'antagonista è più rapido, abbiamo detto, rispetto all'agonista, è più rapido sia nell'efficacia, quindi la riduzione della perdita ematica sia abbastanza rapidamente e riduce, è in grado di ridurre insieme alle back therapy comunque la perdita ematica tra il 70 e l'80% e abbiamo circa un 50% di queste pazienti che vanno in amenorrea. Tollerabilità e sicurezza sono accettabili, il fatto di associare l'back therapy ci permette di non avere, almeno nei 6 mesi che si vede nello studio, una riduzione della massa ossea, però si è visto nello studio delle Lagolix che l'approvazione dell'FDA che dopo i 24 mesi invece questa riduzione diventa significativa. L'altro vantaggio è ovviamente la reversibilità, cioè la reversibilità vuol dire che io nel momento in cui sospendo, quindi le pazienti per esempio che cercano una gravidanza,
io ritorno alla mia normalità mestruale in un breve tempo, che di solito è circa 30 giorni. Ovviamente questo può avere anche un risvolto negativo, che il ritorno alla normalità significa anche il ritorno della sintomatologia emorragica. L'ultima perplessità di questa terapia a lungo termine, prevedendola nel lungo termine, è ovviamente il costo. Cioè, adesso l'unico che abbiamo al momento è l'Elagolix, che però costa 1000 euro al mese, 1000 dollari, scusate, al mese. Vedremo Relugolix, però fondamentalmente non mi aspetto prezzi più bassi. Grazie per l'attenzione. Molte grazie Michele, faremo la discussione al termine delle quattro presentazioni. E a questo punto io invito il professor Simone Ferrero a parlarci delle alternative mini-invasive non chirurgiche e soprattutto, se possibile, cercare di spiegarci per quale motivo in Italia queste modalità non sono diventate particolarmente popolari e diffuse, mentre in altri paesi lo sono. Prego, Simone. Professor Ferrero ha il microfono al momento disattivato. Grazie professor Vecellini per l'invito e per la presentazione. Non ho nessun particolare conflitto di interesse relativo a questo topic. Due sono le metodiche di cui andiamo a parlare. Una è l'embolizzazione delle arterie uterine e l'altra sono gli ultrasuoni focalizzati con guida della risonanza magnetica. Partiamo subito da alcuni punti fermi. Queste metodiche rispetto alla chirurgia hanno alcuni chiari svantaggi che vi andrò a documentare. In primis una minore efficacia e in secondo luogo un tasso più alto di reintervento. A fianco a questo esistono altri problemi, vale a dire alcuni timori, soprattutto di noi ginecologi, di trattare in maniera conservativa dei sarcomi uterini, rarissimamente di causare, a causa di queste metodiche, delle necrosi uterine. E poi, nelle donne che hanno un desiderio di gravidanza, abbiamo il problema di valutare se queste metodiche vanno a impattare sulla riserva ovarica, a causare addirittura in qualche caso una menopausa vera e propria, e se possono avere qualche tipo di impatto sugli esiti ostetrici in termini di parto pretermine, di emorragie del postpartum, di ritardi di crescita. Iniziamo a valutare proprio l'embolizzazione delle arterie uterine. In termini di efficacia, questa è una revisione della letteratura del professor Gupta del 2014, non recentissima. Comunque è una revisione della Cochrane in cui sono stati inclusi 7 studi. 3 di questi studi hanno confrontato l'embolizzazione delle arterie uterine con l'isterectomia addominale, 2 con la miomectomia in donne che desideravano preservare la fertilità e 2 con un mix fra isterectomia e miomectomia. Per quanto riguarda la soddisfazione, a 2 e 5 anni non sono state osservate delle differenze significative fra i 2 gruppi di studio. Tuttavia, quando si è andato a valutare il tasso di nati vivi nelle popolazioni incluse negli studi, questo era nettamente in favore della chirurgia, così come il tasso di reintervento era nettamente a favore della chirurgia. Più spesso le pazienti che avevano fatto un'embolizzazione delle arterie uterine avevano necessità di fare un altro tipo di trattamento, una seconda embolizzazione o una chirurgia, miomectomia oppure isterectomia, dopo il trattamento. Questi risultati lasciano alcune perplessità per noi ginecologi, almeno sull'uso di questa metodica nella grande maggioranza delle pazienti affette da fibromi. In questa prospettiva vale la pena di valutare 2 studi che sono stati pubblicati entrambi sul New England Journal of Medicine. Questo è un trials multicentrico randomizzato con un follow-up a 12 mesi e ad 1 anno dal trattamento non sono state osservate delle differenze significative nella qualità di vita delle pazienti che erano trattate con embolizzazione delle arterie uterine oppure con chirurgia, isterectomia oppure miomectomia. Le pazienti sottoposte all'embolizzazione
come c'è da attendersi, avevano un tempo di ospedalizzazione inferiore e un più rapido ritorno all'attività lavorativa. Tuttavia, le pazienti che venivano trattate chirurgicamente avevano un migliore esito in termini di miglioramento dei sintomi ad un anno dal trattamento. Il tasso di effetti indesiderati è stato pari al 12% nelle pazienti sottoposte a embolizzazione delle arterie uterine, 20% in quelle sottoposte a trattamento chirurgico, ma soprattutto un dato rilevante è che il 9% delle pazienti sottoposte a embolizzazioni uterine già entro l'anno dal trattamento avevano necessità o di ripetere l'embolizzazione oppure di eseguire un'isterectomia a causa di un controllo non adeguato dei sintomi causati dai fibromi. Questo è un altro studio recentissimo pubblicato su New England Journal of Medicine e di nuovo è un confronto fra l'embolizzazione delle arterie uterine e la miomectomia eseguita con diverse metodiche, la parotomica, la paroscopica o anche isteroscopica. Il follow-up è più lungo, a 2 anni. E questo studio ha dimostrato che la qualità di vita era nettamente migliore nelle pazienti che erano sottoposte a miomectomia rispetto a quelle trattate con embolizzazione delle arterie uterine. Inoltre, più frequentemente le pazienti trattate con chirurgia avrebbero consigliato la stessa metodica ad un'amica che fosse affetta dal medesimo problema rispetto alle pazienti trattate con embolizzazione delle arterie uterine. Il tasso di pazienti che avrebbe ripetuto la procedura qualora avesse saputo che sarebbe andata come poi effettivamente è andata è stato simile nei 2 gruppi di trattamento, ma soprattutto il dato rilevante è che il 16% delle pazienti trattate con embolizzazione delle arterie uterine ha avuto necessità di un secondo trattamento, mentre questa percentuale è stata pari solo al 7% nelle pazienti trattate con miomectomia. Una delle perplessità che noi abbiamo nel trattare con embolizzazione delle arterie uterine le donne affette da fibromi, in particolare se di giovane età e a maggior ragione se desiderano la gravidanza, è il potenziale impatto che questo tipo di trattamento può avere sulla riserva ovarica. Questo è uno studio abbastanza vecchio, quasi 20 anni fa, del professor Tulandi, che destò notevoli preoccupazioni perché lo studio dimostrò che il trattamento di embolizzazione delle arterie uterine aumentava in maniera rilevante i valori di FSH basale. Vedete che prima del trattamento l'FSH basale medio era 5,7, a un mese del trattamento addirittura il valore saliva a 9 per salire poi a 10,7 a 3 mesi dal trattamento. Inoltre anche i livelli di 17 beta estradiolo plasmatico erano più alti, ciò quindi sembrava essere suggestivo di un accelerato reclutamento follicolare probabilmente causato da un danno fatto dall'embolizzazione stessa sulla riserva ovarica e quindi da un reclutamento follicolare più veloce. Questo dato ovviamente creò abbastanza preoccupazione nei ginecologi che dovevano utilizzare questo tipo di metodica, in particolare nelle donne che desideravano la gravidanza. Tuttavia tale dato non è stato poi confermato da altri studi. Questo è uno studio randomizzato che proprio ha confrontato l'embolizzazione con l'isterectomia e se guardate soprattutto l'immagine sulla destra, i valori di AMH dopo le 2 procedure non esistono delle differenze significative fra i 2 gruppi di studio. E in una revisione sistematica della letteratura abbastanza recente del 2020, questo dato è stato confermato, sono stati inclusi 6 studi, 2 prospettici, 1 retrospettivo e un studio caso controllo, circa 350 pazienti ed è stato dimostrato che l'embolizzazione delle arterie uterine non causa un cambiamento significativo nei livelli di ormone antimulleriano, non li causa in una sottoanalisi delle pazienti con meno di 40 anni e neanche nella sottoanalisi delle pazienti con più di 40 anni. Non è stato osservato un cambiamento nei livelli di AMH in diversi follow-up, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi e non era stato osservato neanche un cambiamento dei livelli di FSH basale. Quindi, come dire, dal punto di vista dell'impatto che ha questa procedura sulla riserva ovarica, possiamo essere oggi abbastanza rassicurati, pur tenendo
tenendo presente che il numero di pazienti che erano inclusi in questa meta-analisi era abbastanza limitato e nei diversi studi esisteva una grossa eterogenicità che obiettivamente rappresenta un potenziale limite nelle conclusioni che vi ho descritto. Questo è un altro studio che va a valutare l'impatto sulla riserva ovarica, ma un po' anche sulla fertilità, ed è un altro studio abbastanza preoccupante in termini riproduttivi. Si tratta di 66 pazienti che erano state trattate con embolizzazione delle arterie uterine per fibromi sintomatici. Solo 31 pazienti avevano cercato la gravidanza in questo gruppo, l'età media era di circa 37 anni e la cosa quantomeno insolita è che di 31 pazienti solo una ha concepito e peraltro quella gravidanza è esitata in un aborto e non c'è stato quindi nessuna gravidanza su 31 pazienti. Inoltre alcune pazienti sono state sottoposte a tecniche di riproduzione assistita, quindi FIVET e ovodonazione, e come potete vedere in basso a destra non c'è stato in questo caso nessuna gravidanza, nonostante siano stati trasferiti 21 embrioni delle pazienti e 8 embrioni donati. Quindi è stato ipotizzato che in qualche misura l'embolizzazione delle arterie uterine potesse anche andare a influenzare sulla recettività endometriale. Questa è un'altra revisione della letteratura. Qui l'obiettivo non è più la riserva ovarica o la fertilità, bensì gli esiti ostetrici. Il problema che noi possiamo avere è una volta che abbiamo fatto un controllo, ottenuto un controllo dei sintomi grazie all'embolizzazione delle arterie uterine, come andranno le gravidanze di queste pazienti. Questa è una revisione un po' vecchia di circa 10 anni fa, 7 studi sono stati inclusi nella revisione della letteratura e il tasso di aborti nelle pazienti che avevano fatto embolizzazione delle arterie uterine è stato abbastanza alto, 35%, rispetto a un gruppo di controllo di pazienti affette da fibromi ottenuto dalla letteratura scientifica, dove il tasso di aborti era pari a circa il 16%. Il tasso di tagli cesarei è stato più alto nelle pazienti sottoposte a embolizzazioni delle arterie uterine, ma questo può avere degli ovvi un bias nel comportamento dei ginecologi in questa popolazione, e è stato osservato un aumento rilevante del tasso di emorragia del postpartum dal 13,9 al 2,5% dei controlli, quindi apparentemente dopo embolizzazione delle arterie uterine le pazienti avevano un tasso di emorragia del postpartum più alto. Non è stata osservata una problematica in termini di parto pretermine, malpresentazione fetale o ritardi di crescita intrauterina. E ovviamente il numero di pazienti è estremamente basso, soprattutto per andare a fare una valutazione degli esiti ostetrici, e di nuovo gli autori della meta-analisi hanno sottolineato che gli studi erano molto eterogenei per le caratteristiche. Questo endpoint, cioè gli esiti ostetici, sono stati valutati anche da altre revisioni della letteratura con meta-analisi. In questa revisione che vi sto mostrando sono stati inclusi 24 studi e il tasso di aborti è stato pari al 33,5%, con una grande maggioranza di aborti spontanei, circa l'80%, che si sono verificati nell'arco del primo trimestre. Il tasso di complicanze è stato pari al 25%, il rischio di parto pretermine 12,8% e di basso peso alla nascita 10%. E qui ancora abbiamo una revisione della letteratura molto recente, pubblicata nel 2020, in cui vengono un po' riassunti tutti i dati disponibili sulle gravidanze ottenute dopo embolizzazione delle arterie uterine. Gli aspetti più fondamentali sono che molti studi presentano un rischio piuttosto alto di aborto spontaneo, sebbene variabile tantissimo da uno studio all'altro. Il rischio di parto pretermine di nuovo è abbastanza variabile, da uno 0 a un 20%, il tasso di tagli cesarei in alcuni gruppi arriva
a oltre il 50%, ma questo può essere legato anche a un comportamento dei ginecologi in questa popolazione particolare di pazienti. Comunque gli aspetti fondamentali sono che i campioni che noi abbiamo sono relativamente piccoli, piccoli soprattutto per andare a fare un'analisi degli esiti, delle complicanze della gravidanza, che poi ha una prevalenza abbastanza bassa. Sono studi che non sono randomizzati, e poi la grossa problematica è avere dei gruppi di controllo che possano tener conto delle variabili confondenti reali e non gruppi di controllo magari storici o con caratteristiche non omogenee rispetto al gruppo di studio. Poi esistono alcuni timori nei ginecologi. Questo è solo un case report di una necrosi uterina avvenuta dopo embolizzazione delle arterie uterine, ma è chiaro che da un punto di vista generale questo può un po' spaventare chiunque deve approcciare questa metodica. In maniera simile e ancora di più alla luce delle recenti problematiche che abbiamo avuto noi ginecologi sul rischio di malignità in caso di procedure chirurgiche mini-invasive, esiste sempre il dubbio di andare a trattare dei fibromi di cui non hai ottenuto una diagnosi istologica. Questi sono solo alcuni dei report che sono disponibili in letteratura sul trattamento appunto con embolizzazione delle arterie uterine di presunti fibromi che poi si sono rivelati essere sarcomi. Questo è un esempio che vi mostro di un fibroma apparentemente sottosieroso che era stato trattato con embolizzazione delle arterie uterine, e dopo 18 mesi dal trattamento si è osservato un aumento importante del volume del fibroma, un'ascita emorragica e alla chirurgia ovviamente si è capito che si era trattato di un sarcoma mal diagnosticato prima del trattamento con embolizzazione. Quindi se da un lato non ci sono evidenze di un impatto dell'embolizzazione delle arterie uterine sulla riserva ovarica, può essere forse presente qualche plausibile dubbio che l'embolizzazione delle arterie uterine possa in qualche misura andare a impattare la vascolarizzazione endometriale, quindi porre qualche problematica di placentazione. Come dire, sostanzialmente l'effetto di questo tipo di trattamento nelle donne che desiderano la gravidanza è decisamente poco studiato e quindi diventa un po' difficile consigliarlo rispetto a procedure più consolidate come quelle chirurgiche conservative. Nonostante quello, società radiologiche propongono il trattamento questo tipo di trattamento per le pazienti con fibromi sintomatici anche che desiderano la gravidanza, in particolare in alcune situazioni, come ad esempio le pazienti che abbiano fatto chirurgia uterina già complessa e quindi che siano magari a rischio anche di andare incontro a un'isterectomia in caso di seconda chirurgia, o pazienti che hanno delle controindicazioni sistemiche alla chirurgia per cattive condizioni corporee. Però ecco, a parte popolazioni selezionate, la sicurezza delle embolizzazioni delle arterie uterine nelle pazienti che desiderano la gravidanza resta ancora un pochino da dimostrare. Un'altra metodica che è stata utilizzata negli ultimi anni sono gli ultrasuoni focalizzati con guida della risonanza magnetica. Il trattamento è un trattamento obiettivamente efficace, mini-invasivo, e questa è una revisione sistematica della letteratura che proprio va a valutare 18 articoli scientifici. In realtà sono solo 16 studi perché due degli articoli riportavano un follow-up diverso delle medesime popolazioni, e questa revisione della letteratura dimostra che l'IFU migliora in maniera significativa i sintomi a 3 e 6 mesi, diminuisce ovviamente il volume dei fibromi, il tasso di effetti indesiderati è relativamente basso, circa il 9%, il tasso di reintervento purtroppo è stato molto variabile da uno studio all'altro, da 0 fino anche al 21%, e solo pochi studi hanno riportato delle gravidanze. In questa revisione della letteratura vediamo solo 27 gravidanze. E, per quanto riguarda l'efficacia a lungo termine, questo è uno studio pubblicato recentemente su un American Journal in cui viene fatto proprio un confronto fra la miomectomia e la IFU, il trattamento con ultrasuoni guidati dalla risonanza magnetica. Il follow-up è buono, perché andiamo oltre i 30 mesi in entrambi i gruppi di studio.
E uno dei dati, come dire, più rilevanti è che in questa popolazione non era stata osservata una differenza significativa nella qualità di vita, nella necessità di andare incontro ad ulteriori trattamenti o l'embolizzazione o trattamenti chirurgici, sterectomia o miomectomia. Però esiste un limite molto importante che è rappresentato dalla bassa numerosità del campione, comunque alla fine si tratta di 60 pazienti per ciascun gruppo di trattamenti. L'altra problematica simile a quella dell'embolizzazione delle arterie uterine che abbiamo con la IFU è qual è l'esito ostetrico delle pazienti che noi andiamo a trattare. Questo è uno studio pubblicato su Fertility e Sterility che è derivato dal monitoraggio fatto dalla ditta che produceva il primo di questi strumenti e a seguito del monitoraggio che è stato fatto a seguito dell'approvazione da parte dell'FDA. E in particolare nello studio sono state considerate 54 gravidanze che erano state ottenute in 51 donne che erano state trattate nella gran parte dei casi per fibromi uterini, solo il 4% era andata incontro a un trattamento per una adenomiosi focale. L'età media della popolazione era 37 anni, il tempo fra il trattamento e il concepimento è stato pari a 8 mesi e il tasso di nati vivi è stato pari al 41%. Da notare che il 20% delle gravidanze erano oltre le 20 settimane al momento della pubblicazione, per cui probabilmente il tasso finale di nati vivi era anche più alto. Ci sono state alcune interruzioni volontarie di gravidanza in pazienti che non desideravano portare avanti la gravidanza, quindi per una scelta personale. Il tasso di aborti spontanei è stato pari al 26%, la grande maggioranza dei casi si è verificato entro le 10 settimane e c'è stato un solo aborto del secondo trimestre. Il peso dei feti alla nascita è risultato normale, non ci sono stati casi di morti in utero e il tasso di parti vaginali è stato pari al 64%. Questo è uno studio simile che riporta appunto i tassi di concepimento in pazienti che in realtà non avevano cercato la gravidanza, ma che erano state sottoposte alla IFU e poi in Cina inavvertitamente hanno concepito. Questo è giusto. Gli autori sottolineano il fatto che il tasso di gravidanza che si è avuto, al di là del fatto che poi una percentuale molto alta delle pazienti, oltre l'80%, ha interrotto per scelta le gravidanze, rappresenta un supporto al fatto che era possibile concepire dopo il trattamento. E peraltro l'intervallo di tempo fra il trattamento e il concepimento è stato anche abbastanza breve, in molti casi sotto l'anno. Questo è un altro studio polacco monocentrico, retrospettivo, che ha valutato gli esiti di chi aveva concepito dopo il trattamento. In realtà la popolazione iniziale è buona, 276 pazienti, ma solo 20 di quelle trattate hanno avuto un concepimento e le gravidanze hanno avuto un decorso abbastanza regolare, non ci sono state particolare frequenza di parti per termine, ritardo di crescita, non ci sono stati rotture d'utero o casi di preeclampsia. C'è stato un tasso alto di tagli cesarei, presumibilmente legate forse anche a un atteggiamento precauzionale dei ginecologi che hanno gestito quelle gravidanze, e gli APGAR score dei neonati sono risultati regolari alla nascita. E questa è una recentissima revisione della letteratura che va a fare un confronto fra l'embolizzazione delle arterie uterine e gli ultrasuoni guidati da risonanza magnetica. Si tratta di 7 pubblicazioni. La popolazione è fortemente sbilanciata verso l'embolizzazione delle arterie uterine, perché queste sono 4.000 pazienti verso poco più di 200 trattate con IFU. Il risultato essenziale è stato che entrambi i trattamenti determinano un miglioramento della sintomatologia, sebbene il miglioramento sia superiore nelle pazienti che fanno l'embolizzazione delle arterie uterine, così come anche il miglioramento della qualità di vita sembra essere superiore in chi ha fatto l'embolizzazione delle arterie uterine. Le pazienti che fanno l'embolizzazione delle arterie uterine rispetto alle IFU hanno un minor rischio di andare incontro a un secondo trattamento,
e poi vengono riportati alcuni dati preliminari sugli esiti ostetrici, ma i numeri sono davvero davvero bassi. Soprattutto ci sono limiti molto importanti, perché gli studi inclusi in questa recente revisione della letteratura non sono randomizzati, l'intensità dei sintomi e la valutazione della qualità di vita al baseline è molto diversa da uno studio all'altro, il follow-up è assai variabile, da 6 mesi a oltre 60, e questo rende l'eterogeneità dei diversi studi estremamente alta. Quindi, perché noi dovremmo utilizzare questi trattamenti, soprattutto noi che magari siamo ginecologi e vediamo certi trattamenti chirurgici come abbastanza agevoli? Beh, il primo fattore che ostacola il fatto di usare questi trattamenti è il punto da cui siamo partiti. Ci sono degli svantaggi in termini di efficacia, in termini di reintervento, ci sono delle preoccupazioni di trattare sarcomi, chi magari è molto ansioso anche di avere una necrosi uterina, ci sono dei dubbi sulla riserva ovarica, sull'evoluzione della gravidanza in chi desidera ancora concepire. E poi forse, almeno nel nostro paese, ci sono fatti legati alla vita reale. In primo luogo il fatto che una miomectomia o un'isterectomia, più o meno ce la facciamo tutti, l'embolizzazione delle arterie uterine e la IFU non sono in prima persona eseguite dai ginecologi, quindi bisogna avere anche le facilities che ti permettano di fare questo tipo di trattamento. E in ultimo, non si può trascurare il fatto che esiste comunque una limitata conoscenza, sia da un punto di vista scientifico, sia anche in qualche caso da un punto di vista culturale, di questi trattamenti. Per cui questo penso che giustifichi bene il fatto che questi trattamenti non sono routinariamente eseguiti in Italia, ma forse in generale nel mondo. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Simone. Anche per te le domande saranno alla fine delle quattro presentazioni. E adesso ho il piacere di invitare il professor Petraglia. Felice, tu ci spiegherai quali sono le ragioni o le condizioni cliniche in cui tu ritieni che l'alternativa medica sia l'opzione migliore, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista della costo-efficacia. Siamo tutti molto curiosi di sentire la tua opinione. Prego, Felice. Paolo, grazie di questo invito. Complimenti per questa idea di avere per gli specializzandi di dedicargli questi journal club. Devo dire che la tua Federica Ottolini è bravissima sulle piattaforme, mi ha insegnato come entrare oggi, ma anche nei giorni precedenti è stata molto istruttiva. Allora, io cercherò di essere nei 20 minuti e chiaramente la domanda cercherò di, siccome mi rivolgo agli specializzandi, di dare un po' la quella che è una mia immagine, più che fare una meta-analisi delle pubblicazioni fatte finora, come hanno fatto benissimo sia Michele che Simone, che hanno fatto vedere le due novità, ma di darvi un po' un concetto su quello che, qui non ci sono conflitti, su quello parto da una diapositiva che sicuramente avranno visto i ragazzi in tutte queste varie puntate, ma arriviamo, voglio partire da questa, perché questa me l'ha regalata un collega americano, il quale ha elencato appunto che dice che sono il 30% sono asintomatici. Già qui per esempio si potrebbe fare una discussione con i nostri giovani, cosa fare sugli asintomatici, trattarli, non trattarli, operarli, non operarli. Ma viceversa, quello che volevo far notare è che dobbiamo stare attenti ai sintomi. Infatti un aspetto che voglio far notare ai giovani e che spero verrà fuori anche da questa presentazione è che oggi come oggi la paziente, la donna ha un ruolo importante nella scelta terapeutica. Imparatelo questo, ragazzi, perché molto spesso in passato eravamo noi medici, ginecologi, eravamo dei dux, dei duci. Si opera, si leva, si mette questo, si fa questo intervento, si fa questa radiologia. Oggi la donna ha bisogno di un counseling molto dettagliato
e interviene molto spesso, c'è il computer, c'è anche lei l'internet, va a vedere cosa vale di più, se fare l'AIFU o se fare l'intervento chirurgico o la medicina. Quello che direi a voi come medici giovani è quello di andare a vedere i sintomi, perché vi ripeto, asintomatico ma pure sintomatico. Il heavy menstrual bleeding, qui c'è tutte le cose che avete sentito nelle presenti discussioni e che vedete tutti i giorni, perché ricordatevi che questo menstrual bleeding, heavy menstrual bleeding o abnormal bleeding, è il 50% dei DRG delle nostre cliniche, Genova, Milano, Mangiagalli, Firenze. Noi in ginecologia lavoriamo molto sulle sanguinamenti anomali, che vengano dai fibromi, che vengano dagli abnormal bleeding, che vengono da situazioni ostetriche iniziali, che vengano da altre patologie maligne. È uno dei sintomi di maggiori interventi chirurgici, sia endoscopici che generali. Quindi da questo punto di vista le ginecologie viaggiano su questo discorso, quindi anche sull'anemia e la fatigue, sui problemi di incontinenza. Però il bleeding è quello principale. Il bleeding, qui vi ho portato una biblica citazione in cui la donna che aveva un heavy bleeding era praticamente immonda, quindi 2000 anni fa scompariva, praticamente veniva considerato un essere da mettere da parte, quindi durante la mestruazione e mestruazioni abbondanti queste povere donne venivano emarginate dalla società. E fino al 1980, l'anno in cui mi sono laureato, la maggioranza delle donne che avevano questi abnormal bleeding, che c'era il fibromino, che non c'era, si palpava, non avendo terapie mediche, si faceva una bella incisione ombelico pubico, un'isterectomia totale o subtotale, a volte si levavano anche gli annessi, tanto le ovaie servivano poco. Se voi ci fate caso, fate l'anamnesi a qualche signora appunto che vi può capitare, a me capitava in quel periodo di vedere appunto queste situazioni. Raramente si faceva la miomectomia, solo nelle cliniche importanti, appunto a Mangiagalli, a Firenze, queste cliniche dove c'era questa attività chirurgica. E fino al 1980 si sapeva che c'era un alterato bilancio degli ormoni. Quando fate la medicina, ecco, gli specializzanti ogni tanto oggi siete molto pro attività clinica, imparare la parte clinica, ma dovete sapere anche la parte teorica. E allora sicuramente avete sentito parlare di estrogeni e progesteroni per i fibromi, e fino agli anni 80 era solo l'estrogeno, e quindi quando si volevano trattare queste, si cominciò all'epoca con i progestinici e le pillole a trattare questi sanguinamenti anomali. Finalmente si disse, cominciarono dei grandi maestri della ginecologia dell'epoca a parlare di ormoni e patologia benigna dell'utero e sanguinamenti, cosa che fino allora, vi ripeto, si levava l'utero e via. E l'obiettivo di queste pillole era ridurre la bleeding e possibilmente inibire la crescita. Io mi ricordo all'epoca anche 10 anni di pillole per bloccare questi sanguinamenti e la crescita, ed era il nostro concetto. Poi, come ha detto bene Michele, nel 90 vengono fuori gli analoghi, allora grande miracolo, mi ricordo, finalmente bloccheremo attraverso appunto l'inibizione dell'LH e del FSH, bloccheremo quella che è l'estrogeno dipendenza di questo tumore benigno, e quindi ci saremo. E soprattutto cambiò la filosofia nel 90, oltre che inibire la crescita, ridurre le dimensioni. Questo fu la grande marketing degli analoghi. Gli analoghi dovevano far scomparire letteralmente il fibroma e quindi abolire il bleeding, e chiaramente non crescevano più, quindi ci fu l'entusiasmo. E vi faccio, proprio perché voi ragazzi dovete, qualche caso clinico vi può far comodo, questa è una ragazza africana. Innanzitutto sapete che, come ha detto anche Michele, c'è un'etnia molto spiccata nella popolazione di colore, e vengono con quei tanti fibromi queste ragazze. Questa aveva 48 anni, vedete, un po' di gravidanze, un BMI discretoccio, 35, una bella anemia che addirittura aveva dovuto fare 2 emotrasfusioni, si curano male, purtroppo lo sapete bene che appunto alcune di loro poi che hanno migrato da altri continenti, non è che aveva già fatto 2 miomectomie, quindi era anche stata una paziente molto paziente, si era affidata,
e torna con queste perdite, capite? Che a 48 anni allora comincio a seguire quello che mi chiedeva il professor Vercellini, cioè quando diamo la terapia medica? Ecco, questa ha fatto le sue ecografie, vedete, la dottor Antiverso, presenza di fibromi multipli, e gli è stato prescritto in questo caso per 6 mesi uno degli analoghi, e ha avuto la remissione della metrorragia e la riduzione del volume dei fibromi. Capite bene che questa paziente, operata già 2 volte, 38 di BMI, aveva anche lei partecipato al counseling, e questo è aprile 2019, quindi è un caso abbastanza recente, reale, che la Sara Clemenza, una nostra specializzante, è andata per prelevare nei nostri file della clinica, e vi dice è uno dei casi più frequenti, cioè l'analogo serve, questa terapia può servirci, e vedete anche qui alternativa all'intervento in premenopausa. Questa è una delle poche review che vi ho messo, in cui il GnRH analogo, questo è uno studio anche italiano di Bologna, dei nostri colleghi di Bologna, può essere, che è un ottimo chirurgo, Pier Andrea De Iaco, dice che appunto questo analogo può essere utilizzato per evitare isterectomia in donne in premenopausa con questi larghi sintomatici fibroidi e che non ha effetti sulle sex hormone. Quindi l'analogo, vedete, aveva avuto 88% di successo. Ma comunque, e vi ripeto, questo credo che l'abbiate già visto fare e lo vedrete fare in futuro, è un farmaco utile, infatti riduce i volumi il 50%, vedete, purtroppo ha l'effetto sull'osso e sulla secchezza vaginale che lo costringe ad avere l'ADBAC therapy, questi ormoni sessuali vicini. Tornano poi le mestruazioni dopo. Quello che rimaneva nel inseguire il farmaco ideale per i fibromi, dopo aver ridotto il bleeding, dopo aver ridotto la crescita dei fibromi, la fertility preservation è la grande cosa che è venuta richiesta in questi ultimi 20 anni, perché in questi ultimi 20 anni abbiamo posposto l'età della prima gravidanza, quindi nelle nostre ginecologie troviamo spesso donne con fibromi che vogliono una gravidanza. Allora cosa si fa? L'intervento o la terapia medica? E qui è venuto fuori nel 2010 la grande promessa dell'ulipristal, questo SPRM, ma è venuto fuori perché? Perché è cambiata la storia. Prima era l'estrogeno che lo causava e il progesterone che era antagonista. In realtà anche il progesterone è un profibromi, una sulla proliferazione, una sulla matrice extracellulare, ragazzi, quindi tutti e due gli ormoni non vanno bene. Quindi quando è venuto fuori questo SPRM, che significa Selective Progesterone Receptor Modulator, che sono questa categoria di cui per 20 anni ne abbiamo sentito parlare, appunto da 10-15 anni, perché è passato anche poco, dal 2010 a oggi ne abbiamo sentito, era la promessa di dire, vedete, l'ulipristal acetato è questo azzurrino, è molto vicino al mifepristone, quindi quasi un antagonista, perché era cambiata la filosofia. Questo è uno dei tanti esempi nella nostra carriera professionale in cui abbiamo visto cambiare le ipotesi. Prima non c'era niente di ormonale, poi è venuto l'estrogeno, poi è venuto anche il progesterone anti che fa crescere i fibromi, quindi dare un antiprogestinico, ulipristal, ma anche il mifepristone è stato usato per i fibromi, ricordatevelo, l'RU486 è stato usato. E quindi abbiamo avuto tante pubblicazioni in Italia pure, tantissimi miei colleghi, Simone Ferrero, ma credo un po' tantissimi gruppi hanno pubblicato su noi stessi tanti lavori sull'ulipristal, ottimo, questo è Jacques Donnet che ne ha fatto proprio una tantissimo utilizzo, arrivando a proporlo, perché all'inizio era partito come pre-chirurgico, come tanti di questi trattamenti, poi è diventato invece, no, facciamolo trattamento intermittente, vedete, 3 mesi sì, 2 no, 3 sì, 2 no, diminuiva tutto, diminuiva il dolore, migliorava la qualità di vita, finché, e qui vi faccio vedere un caso in cui creò ancora più interesse, 32 anni, etnia bianca, niente altre patologie, non pregressi interventi, 3 anni di rapporti non protetti senza concepimento, accertamenti di infertilità di coppia negativi, aveva questo fibroma intramurale sottomucoso fundico di 6,2x5,4,5,2, vedete, in questa formazione,
quattro cicli di Ulipristal e gravidanza spontanea nel 2020 a luglio, test combinato, rischio di trisomia, fibroma fundico, era rimasto appunto sui 4,3, voi sapete che in gravidanza tendono a aumentare, però in realtà questo era rimasto, era stata la gravidanza, è andata avanti e ha partorito. E vedete che non solo l'Italia, come ha detto Michele, ma anche il NICE, la Spanish, Portuguese, German, tutti avevano scritto nelle linee guida, ecco che a volte le linee guida devono essere rivisitate spesso, perché se uno le fa e poi le lascia lì sedimentare non servono a niente. NICE è quella che le aggiorna più spesso, ma fate conto, e tutti dicevano Ulipristal ottimo, medical treatment, Ulipristal va benissimo per i fibromi, insomma il consenso generale, finché 900.000 pazienti trattati, finché sia l'agenzia del farmaco nel marzo 2020 sospendono tutto, ma l'europea, l'americana, e però 20 gennaio 2021 è rimasto per alcune pazienti, perché c'erano stati, ecco, non ve lo dico perché penso l'avete già sentito in qualche altra conferenza sull'argomento, ci sono stati dei casi di trapianto di fegato per epatiti acute, 6 casi su, mi ripeto, in questa grande massa di pazienti, per cui l'Ulipristal, allora la nostra agenzia del farmaco ha detto si può usare solo per quello intermittente, quando non, nelle donne che, non hanno raggiunto, hanno l'embolizzazione, il trattamento chirurgico non sono appropriati, quindi pochissime pazienti, praticamente fuori commercio. Anche se vedete qui c'è chi lo ha difeso fino alla fine, insomma pensando, proponendolo come che tra il rapporto, come si dice oggi, tra la vaccinazione, no, il rapporto tra beneficio e rischio è maggiore. Comunque sia, non si usa poco, si userà sempre meno, le industrie del farmaco chiaramente stanno distruggendosi le vesti, perché chiaramente avevano puntato molto su questi SPRM, ce n'erano almeno 2 o 3 in via di sperimentazione, ma con questa storia del difetto epatico hanno rallentato l'azione. Degli antagonisti orali ve ne ha parlato benissimo Michele, sono questi 3, la Golis, Regolis e l'Indagolis, non vi torno su, sono oral, grossa spesa, praticamente è la stessa indicazione degli analoghi, quindi ricordatevelo. In un'ottica di essere un ginecologo moderno dovete conoscerli, li conosceremo meglio, probabilmente, vi ripeto, sono tutti accompagnati di ad-back therapy, perché ormai nessuno li fa da soli, anche se la speranza era che potessero, soprattutto il Linzagolix potesse essere da solo sufficiente senza ad-back, ma in realtà non lo è. Saranno tutti farmaci che andranno bene per fibroma ed endometriosi, quindi ve li ritroverete probabilmente nei prossimi anni a costi molto alti, quindi in questo senso stiamo attenti alla sanità pubblica, perché sicuramente bisognerà fare dei costi in più, quali pazienti poterli utilizzare, qual è la paziente ideale per questi trattamenti. E questo è sempre il nostro Jacques Donnet, che appunto diceva che ora sta sposando, è passato dagli AUB, dagli SPRM agli antagonisti, che possono andare bene. Comunque sia, sicuramente è uno dei, lui era un ottimo chirurgo, ora è in pensione da tutte le sue attività e si sta dedicando agli studi dei farmaci per i fibromi, quindi è crede molto nella terapia medica. Io questa credo sia la diapositiva centrale, però sulla quale volevo lasciare un messaggio finale ai nostri giovani colleghi. La medicina è realmente personalizzata per tutte le patologie benigne. Il professor Vercellini è un maestro in questo, antesignano per tanti versi, perché l'ha sempre professato appunto che noi abbiamo per queste endometriosi, fibromi uterini, AUB, noi abbiamo la chirurgia a disposizione, rimane una terapia ideale sotto certi aspetti, però tutte queste patologie hanno il difetto di avere ricorrenze, sia l'endometriosi che i fibromi, dopo un po' avete visto riparte, questa anche con la paziente di prima, 2 miomectomie, per l'endometriosi non ne parliamo, siamo a 5-6 interventi a volte, quindi evidentemente bisogna saper utilizzare le terapie mediche e chirurgiche e anche queste alternative che ci diceva il professor Ferrero. Chiaramente, vedete, bisogna parlare con la donna, oltre che personalizzare noi sulla sua immagine, farla parlare e sentire. Vuole conservare l'utero? Molte donne oggi lo desiderano,
50 anni fa, 40 anni fa, vi garantisco, dicevano fate di me ciò che volete. Anzi, baciavano la mano al chirurgo perché gli aveva salvato la vita. Come a suo tempo l'emorroissa aveva toccato le vesti di Nostro Signore per salvarsi dalla morte per emorragie uterine. E comunque sia, il ginecologo era un mago poi, ripeto, bisogna vedere l'età, la fertilità, la severità dei sintomi, quanta l'infertilità è correlata al mioma, quanto è il volume, le localizzazioni, avete sentito parlare di sarcoma in tutte queste relazioni, la paura di questo tumorazzo che quando viene uccide senza pietà, e chiaramente tutto. L'età però ritengo sia molto importante. Ecco, se voi, uscendo da questa riunione di oggi, di sabato mattina, che io generalmente rifiuto, ma l'ho fatto proprio per voi ragazzi giovani della Mangiagalli, i congressi di sabato mi hanno sempre fatto impressione, comunque sia l'età è importante, e quindi potremmo dividere che i fibromi, l'indicazione alla terapia medica in una donna fertile, quando la chirurgia è rifiutata innanzitutto, e lo sentirete dire spessissimo, donne che vogliono preservare la fertilità e posporre la gravidanza, quindi accettano volentieri la terapia medica, vogliono evitare la chirurgia, quando addirittura la chirurgia è controindicata perché può avere effetti sulla stessa fertilità. Abbiamo avuto per fortuna un avanzamento notevole, però il professor Massimo Candiani, che è un maestro di questa endoscopic surgery, laparoscopy, steroscopy, perfetto tutto, però vedete, avete sentito parlare che le gravidanze dopo possono avere dei problemi, soprattutto ci possono essere recidive, soprattutto in queste giovani, e coesistenza con l'adenomiosi. Questa ve la cito perché questa malattia è poco descritta, ma già nel 95 il professor Vercellini col buon Fabio Parazzini e il loro maestro Crosignani pubblicavano che chi era stato operato di isterectomia per fibromi aveva nel 23% dei casi anche adenomiosi. E stiamo vedendo col miglioramento, poi queste sono statistiche di altri gruppi, che chi ha i fibromi può avere anche delle adenomiosi, per cui bisogna stare attenti. Se si fa una miomectomia asportando un fibroma e poi si lasciano in sede delle adenomiosi diffuse, la donna ritorna ad avere infertilità e abnormal bleeding. Quindi la diagnosi oggi va fatta ancora con più attenzione, ma sicuramente questo è stato vostro argomento di discussione sull'adenomiosi, non vi sto a tornare su questa classificazione che conoscete benissimo. Passo invece a quella della premenopausa. Qui è più frequente trovare il medical treatment, perché queste donne che hanno 48 anni, 49, vicino alla menopausa, un utero, un fibroma non molto grande, però che hanno, vogliono mantenere l'utero, è cambiata molto la filosofia delle donne, il convincimento, che è molto un senso di proprietà del proprio corpo, delle donne molto piacevole, e vogliono evitare la chirurgia perché sanno che ci sono le complicanze, perché delle complicanze della chirurgia siamo vittime anche noi ginecologi quando appunto ci fanno le accuse di medicina di aver sbagliato l'intervento. In realtà sono possibili complicanze che a volte noi non possiamo neanche controllare, vedete soprattutto cardiovascolari, anestesiologiche. Quando c'è prima una controindicazione, una donna di quest'età chiaramente va monitorata, perché a volte uno dice vediamo se non è un sarcoma, ma vi ripeto, essendo talmente raro, sono uscite proprio di recente delle linee guida sui sarcomi che danno proprio un'incidenza veramente molto bassa, però bisogna monitorizzare. Questo è un detto, un vecchio maestro diceva che saper coltivare i fibromi è un ottimo affare anche per i ginecologi, perché lo possono seguire nel tempo con un po' di ecografie, un po' di visite, e quindi operare subito un fibroma non era mai indicato secondo alcune nuove visuali di ginecologia professionale. Mi porto a finire con una diapositiva americanissima. Questa viene dall'NIH americana, molto recente, 2017, dice a chi fare... facciamo la medical disease, facciamo i fibromi di nuovo una terapia, una malattia medica, non chirurgica, proprio loro sono aggressivi, alle donne giovani che non vogliono ancora la gravidanza, quindi può essere un ponte alla gravidanza che può migliorare la malattia, quindi ci sono meno sanguinamenti.
in chi ha completato il piano familiare di metà, addirittura per 2 anni, per vedere, vedete, loro propongono subito l'Agolix, l'Elugolix, l'Inzagolix, oppure chi le perimenopausali che bridge alla menopausa, perché arriva poi passato 1 anno o 2, riduce il bleeding, riduce i sintomi, quindi sono almeno 3 indicazioni, vedete, quello che vi ho sempre detto prima, bridge alla gravidanza, bridge alla menopausa, oppure monitoring durante la vita fertile. Questa è una proposta americana, addirittura questo collega Halendi, devo dire ora sta sostituendo la Stewart, Michele, sarà lui il futuro uomo americano dei fibroids, ha pubblicato che addirittura in alcuni ambienti, sempre sulla scia di questi nuovi farmaci, si potrebbe evitare, fare una prevenzione addirittura primaria in chi ha familiarità, in etnia, in un lipara, body mass index superiore a 30, vitamina D deficit, menarca precoce, addirittura siamo alla prevenzione, ma questo, vi ripeto, è molto, mi sembra molto utopistico, oppure evitare il peggioramento e prevenire le recidive, questo è molto più reale, dopo una miomectomia, un perimenopausare e preservare la fertilità. Questa prevenzione secondaria la trovo realistica, la primaria la trovo fantasiosa, però il paragone che lui fa, questo collega americano che mi ha prestato questa diapositiva, è che come è successo per l'ulcera peptica, vedete, l'ulcera peptica nel 70, nell'80, come all'epoca dei fibromi, insomma, si trattava nel 70%, io mi ricordo l'esame di clinica chirurgica, l'esame di ulcera gastrica, che quale intervento, vedete che con l'arrivo, gli antiacidi e servivano, ma con l'arrivo di omeprazolo, pantoprazolo, degli antistaminici, è rimasta una fettina molto piccola nel 2000, quindi l'introduzione di farmaci che inibiscono l'acidità gastrica ha fatto sì che l'ulcera peptica passi ormai dai libri di clinica chirurgica a ormai definitiva ai gastroenterologi. E in questo senso si sono scatenate le industrie farmaceutiche, per cui se oggi voi giovani che vi specializzerete nei prossimi 2 o 3 anni avete gli antagonisti, gli analoghi, in futuro se un po' di pillole, il nevonorgestrel IUD non ve l'ho detto, ma c'è per alcune forme, per i menopausali e soprattutto, comunque sia, ci sono altri farmaci ormonali, ma soprattutto si stanno scatenando gli inibitori della COMT, di questo epilgallo callonato, terapie con nanomolecole, collagenasi, insomma è un mondo, l'industria farmaceutica sapete benissimo, corre dietro le novità, corre dietro, e quindi se quest'ultima diapositiva vedete è treatment option, queste sono tutte 3 valide, ricordatevi questo come mio messaggio, ma credo condiviso dal mio panel di faculty di oggi, surgery number one, medical number two, io direi, poi radiological intervention, ha ragione Simone, in Italia siccome vanno in mano ai radiologi dipende dalla struttura ospedaliera dove si lavora, comunque in Asia io le ho viste molto usare, per esempio, ecco, devo dire che viaggiando per il mondo, confrontandomi con altre parti del mondo, vanno molto di moda da Israele fino alla Giappone. La medical è chiaramente quella in crescita e tant'è vero, vi ripeto, che c'è questo filone americano sulla scia dei nuovi farmaci che dice portiamoci da quella che potrebbe essere appunto una chirurgica, di cui sentiremo ora il maestro Candiani parlarcene, ma che rimane sicuramente valida, importantissima. E quindi voi che crescete oggi non dovete dire mi piace di più surgery o medical intervention, dovete parlare con la paziente e discutere con lei, vedere l'età, vi ho detto, il desiderio di fertilità, la psicologia, il counseling deve essere un counseling lungo, deve essere vista anche la familiarità, chiedetelo quando c'è la genetica, perché spesso poi si ripete, e quindi massima attenzione, massima apertura culturale alle nuove medicine, confrontandole come hanno fatto vedere i colleghi prima, sia con le linee guida che con le meta-analisi, però state attenti anche siccome questo è anche un journal club, quando leggete meta-analisi e systematic review all'interno di queste, state attenti a quali paper vengono confrontati, quali studi, quanto sono grandi, quindi il criticismo che voi giovani moderni dovete avere è molto maggiore di quello che avevamo noi alla vostra età,
però è anche molto affascinante, quindi queste, avere tutte queste opzioni nell'80, ripeto, era assolutamente impossibile, oggi sono tutte, e nel futuro probabilmente la freccia verde tenderà al medical, ma vedremo, sarei curioso di vederlo, non so se ci riuscirò. Di sicuro vi ringrazio, questa è la bella clinica di Firenze, ringrazio Sara, Clemenza e Tommaso Capezzoli, due giovani brillanti che si stanno interessando all'argomento, e vi auguro buon lavoro. Caro Felice, grazie mille per la presentazione estremamente chiara, dove hai affrontato aspetti importanti e di non immediata considerazione, su cui torneremo poi nell'ambito della discussione. E adesso con piacere do la parola a Massimo Candiani, che a questo punto ha l'onere di difendere quello che noi abbiamo sempre considerato lo standard di trattamento e con cui io immagino qualsiasi alternativa, specialmente nel management a medio-lungo termine, dovrebbe confrontarsi, e qui in termini sia di qualità di vita sia di costo efficacia, che è la chirurgia, sia questa conservativa o sia questa di tipo demolitivo. Caro Massimo, a te la parola. Grazie Paolo per l'invito. Condivido molto l'impostazione che ha dato Felice alla sua relazione. Lo condivido da un punto di vista dei temi che ha trattato, lo condivido da un punto di vista proprio della sua esperienza personale, della quale ci ha voluto rendere partecipi. E credo che anche la chirurgia dei miomi si presti a un'esposizione con queste caratteristiche. Ho condiviso il cenno alla personalizzazione della terapia sulla paziente, che ancora di più per quanto riguarda la chirurgia dei miomi deve essere presa in considerazione, personalizzazione, sottolineo, sulla paziente, non la personalizzazione sul medico, sul chirurgo e sulle sue caratteristiche. Motivo per cui probabilmente deluderò un po' Felice, che mi ha presentato come grande endoscopista, ma sul discorso dei fibromi uterini vi anticipo già che non sono uno strenuo difensore delle tecniche endoscopiche, o meglio, delle tecniche laparoscopiche. Dopo tanti anni di pratica clinica, sono giovane, però ho tanti anni di pratica clinica, mi rendo conto che affrontare il tema della terapia, e della terapia in particolare della terapia chirurgica dei fibromi, pone ancora di fronte a delle considerazioni molto controverse, talora considerazioni anche confuse. Noi abbiamo assistito al cambiamento di tecniche chirurgiche, abbiamo assistito all'evoluzione di queste nuove tecniche, della strumentazione, all'introduzione di nuove terapie farmacologiche, l'abbiamo sentito questa mattina molto bene da tutti i miei colleghi che hanno relazionato precedentemente, con l'introduzione appunto di nuove terapie farmacologiche, definirei neoadiuvanti. Sappiamo quale impatto possano avere le abilità, le skills chirurgiche nel trattare questo tipo di argomento e così via. Persino la classificazione, la nuova classificazione è riuscita ad aggiungere degli elementi confondenti nella definizione di una patologia che per me risulta ancora difficilmente incasellabile, protocollabile, come i fibromi uterini. E allora cosa succede in questi casi? La natura umana o forse la natura di alcuni esseri umani ci suggerisce sempre di redigere linee guida. Linee guida, e qui nasce molto spesso un po' il delirio. Più di 5 miomi non si può fare la laparoscopia, meno di 3 è consigliata la laparoscopia,
più di 8 centimetri, di 10 centimetri, la somma dei miomi che fa più di 14 centimetri, la loro localizzazione, unita a altri elementi come la morfologia ecografica. Sono arrivato a sentire, ma l'avrete sentito anche voi, la proposta di miomectomie selettive. Signora, le propongo di asportare quello più grande che probabilmente ha il maggiore impatto. E probabilmente non è così perché è quello sottosieroso dove l'impatto probabilmente è minimo e non stupisce che alla fine la paziente con fibromi uterini senta pareri estremamente difformi e vada in confusione. Ma credo che anche il chirurgo o il medico o il ginecologo vada in confusione nel cercare di incasellare tutto questo. Siamo ricercatori, siamo però clinici chiamati quotidianamente a risolvere alcune problematiche legate ai sintomi o alle difficoltà riproduttive di queste donne portatrici di fibromi uterini e dobbiamo cercare anche un po' di pragmatismo derivante dalla nostra conoscenza, dalla nostra esperienza, dagli insegnamenti ricevuti dai nostri maestri e dal buon senso clinico che ovviamente ci deve sempre accompagnare. E quindi la mia esposizione va un po' in questa direzione, penalizzando un po' quella che potrebbe essere una più obiettiva analisi critica, della letteratura. Non mi è difficile, per esempio, affermare che situazioni di questo genere, e io farò ricorso ogni tanto a qualche immagine, diciamo, d'archivio storica e anche molto spesso della Mangiagalli, non mi è difficile affermare che in situazioni di questo genere, quando io ho una cavità uterina compressa e distorta da un voluminoso mioma che porta a una conseguente obliterazione, occlusione di entrambe le tube, la chirurgia in questo caso, in una donna che ricerca figli, sia poco discutibile, sia poco da mettere in discussione. Vediamo molto bene come la chirurgia possa condurre a ottimi risultati con un ripristino di una ampia cavità uterina non più deformata e a una pervietà tubarica. E quindi non mi è difficile condividere che i meccanismi dell'infertilità nelle donne portatrici di fibromi uterini siano quelle che noi ben conosciamo, la distorsione della cervice, la deformazione della cavità uterina e così via, anche per quanto riguarda i difetti di impianto di una gravidanza, in qualche modo influenzati dalla presenza dei miomi. Sul ruolo dei miomi e della infertilità relata, ne avete sicuramente già parlato, e questo è solo per dire che negli anni, negli ultimi 10, forse negli ultimi 20 anni, non si sono fatte grosse, non si sono fatti grossi passi avanti, nel senso che si riconosce sì effettivamente il ruolo molto importante della deformazione della cavità uterina, della presenza di un mioma intracavitario. Si conclude quasi sempre dicendo sì, una donna che cerca figli ha un fibroma sottomucoso, deve asportarlo prima di cercare la sua gravidanza. Vediamo, si sono introdotte addirittura questo con l'ultima review di Dado, delle nuove domande, delle nuove domande esistenziali, quasi un po' alla Gigi Marzullo. È il fibroma che determina l'infertilità o l'infertilità che determina la presenza di fibromi? Questo anche in donne che sappiamo che cercano la loro gravidanza in epoche sempre più tardive, e sappiamo come fra i 40 e i 50 anni probabilmente la presenza dei fibromi uterini sia una evoluzione naturale dell'utero. L'80% di donne in questa fascia di età presenta dei fibromi uterini, però dobbiamo sempre confrontarci di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di fibromi di piccole dimensioni, stiamo parlando di fibromi
che ragionevolmente possano avere un impatto con la fertilità oppure no. Ma la conclusione è sempre la stessa, la conclusione è che probabilmente questa associazione esiste, ma non è stata indagata sufficientemente, che gli studi epidemiologici suggeriscono, ma non dimostrano che i fibromi possano interferire con la fertilità e che abbiamo bisogno ancora di ulteriori evidenze e di ulteriori studi prospettici randomizzati per sostenere quello che è l'impatto dei fibromi con la fertilità. Siamo concordi, come vi dicevo, sul ruolo dei miomi in sottomucosi o intramurali con deformazione della cavità, ma siamo anche d'accordo sulle donne che presentano dei fibromi non suscettibili di un trattamento isteroscopico. E soprattutto del ruolo dei fibromi per quanto riguarda gli aspetti riproduttivi nelle donne più giovani, nelle donne con miomi meno numerosi, quindi sul ruolo positivo di una chirurgia atta alla rimozione dei fibromi. E se ancora non c'è questa chiara evidenza che ci dica che la rimozione dei fibromi migliori gli outcome riproduttivi, sappiamo anche come questo invece per molti centri di medicina della riproduzione e molti centri IVF costituisca oggigiorno un requisito, un must quasi, quello di asportare i fibromi uterini. E forse non a tutti i torti, nel senso che se ci rifacciamo a dei dati, sempre della Mangiagalli, abbastanza remoti, nel senso che parliamo degli ultimi anni 80, primi anni 90, vediamo come effettivamente l'impatto sulla fertilità e l'impatto sul percorso gravidico di queste donne fosse significativo per quanto riguarda appunto il trattamento dell'infertilità primaria e secondaria prima e dopo l'intervento, per quanto riguarda il tasso di abortività, di parti prematuri e infine di parti a termine. Queste sono alcune considerazioni generali che mi portano comunque a concludere nel sostenere un ruolo della chirurgia, sia per quanto riguarda il trattamento dei sintomi, ove avesse fallito la terapia medica, sia per quanto riguarda la risoluzione di alcuni problemi di carattere riproduttivo. E quando scegliamo la strada chirurgica, ovviamente dobbiamo valutare una serie di fattori clinici, chirurgici, il tipo di tecnica utilizzata, i criteri che noi utilizziamo per scegliere una tecnica rispetto all'altra. Fra i criteri o fra i fattori clinici, indubbiamente l'età, la storia ostetrica e il desiderio di gravidanza, che è anche un crocevia per decidere fra un trattamento conservativo e un trattamento demolitivo. Rivisti negli anni questi criteri, rivisto soprattutto il discorso dell'età, facevo cenno precedentemente all'innalzamento dell'età della prima gravidanza nelle donne, si va molto frequentemente dopo i 40 anni, si va in un'epoca molto più frequentemente correlata alla presenza di fibromi. Abbiamo introdotto le tecniche di fecondazione in vitro anche eterologa e quindi indubbiamente in questi anni ci stiamo confrontando anche con donne di età più elevata e con una percentuale di una prevalenza di miomi in queste donne molto più frequente. I fattori chirurgici da considerare, secondo me, sono quelli che si rifanno a quello che personalmente credo sia una filosofia che deve stare alla base della chirurgia ginecologica, specialmente per quanto riguarda le affezioni benigne. La chirurgia ginecologica non è una chirurgia estremamente complicata, è una chirurgia che definirei abbastanza
facile, che dovrebbe essere abbastanza veloce, che deve essere ovviamente efficace, quindi in questo caso la completezza nella rimozione, di tutti i fibromi, che deve essere riproducibile, perché la miomectomia è un intervento che noi dobbiamo considerare nell'armamentario di base nella pratica clinica di un chirurgo ginecologo. Deve essere una chirurgia che risponde a dei criteri di sicurezza, quindi tempi chirurgici ridotti, tempi anestesiologici ridotti. Deve pensare al futuro gravidico di questa donna e quindi metterla in sicurezza anche da questo punto di vista. E conseguentemente, con i tempi e con la strumentazione che impiegheremo, anche a quelle che sono le nostre esigenze rispetto ai costi. E il panorama delle tecniche che abbiamo a disposizione, lo vedete da questa diapositiva, è molto ampio. Abbiamo molte frecce nella nostra faretra, abbiamo tecniche isteroscopiche, abbiamo tecniche laparotomiche, o mini laparotomiche, laparoscopiche, addirittura delle tecniche vaginali da poter impiegare, così come per quanto riguarda il trattamento più radicale ed emodittivo nel caso di isterectomia, che per ragioni di tempo non tratto, mi riferisco unicamente alla parte conservativa, cioè alla miomectomia. L'isterectomia la tratteremo in un altro webinar prossimamente, quindi lo lascio a dopo. Siamo tutti concordi sul fatto che la miomectomia per miomi sottomucosi e miomi intracavitari debba essere eseguita per via isteroscopica. E se parliamo di rivoluzioni chirurgiche, la vera rivoluzione chirurgica endoscopica è stata proprio quella isteroscopica, perché ha portato a una rivisitazione veramente radicale di quello che è l'approccio ai fibromi endocavitari o sottomucosi, a una rivisitazione per quanto riguarda, pensate solo al trattamento di alcune anomalie congenite dell'utero, e credo che su questo si possa aggiungere poco. Abbiamo tecniche resettoscopiche, quindi con anse diatermiche, abbiamo tecniche magari da riservare prevalentemente ai fibromi con una componente sottomucosa più ampia e parzialmente intramurali e di lama a freddo, che mirano proprio alla lussazione del fibroma e quindi a una maggiore preservazione della parete miometriale, della parete muscolare dell'utero, minimizzando al massimo quello che può essere il danno ischemico, il danno necrotico, offerto da un'ansa diatermica. Quando parliamo di miomectomie non isteroscopiche, ci confrontiamo con le tecniche che vi ho elencato precedentemente. Parliamo generalmente di donne con miomi sintomatici, di donne con miomi intramurali o sottosierosi, parliamo di donne con distorsione della cavità uterina. Parliamo però anche di urgenze, perché non dimentichiamo che la miomectomia può anche essere un intervento che noi dobbiamo eseguire d'urgenza per una torsione, per un processo infettivo del fibroma, per una necrosi degenerativa, e quindi noi dobbiamo avere, vuol dire che questo capita a tutti, vuol dire che questo capita in qualunque ospedale, vuol dire che questo capita a qualunque ginecologo che deve, a mio avviso, avere nelle sue mani la possibilità di eseguire delle miomectomie anche, direi, fra virgolette, di carattere tradizionale. Le tecniche sono diverse. Vedete come la tecnica laparotomica, la tecnica laparoscopica, la tecnica vaginale, se vogliamo cercare di ridurle a delle schede all'interno di linee guida, diventi veramente complicato per le dimensioni, per il numero, per le dimensioni della somma dei vari fibromi, diventa un delirio. E però dobbiamo sempre capire di che cosa stiamo parlando, perché un conto è parlare di piccole formazioni nodose e miomatose dell'utero,
un conto è parlare di voluminosi miomi magari multipli dell'utero. E questo non sempre è così facilmente discriminabile anche tra i labor citati dalle varie review e dalle varie meta-analisi. Anzi, molto spesso purtroppo si assiste a un confronto e a un paragone fra situazioni estremamente diverse, miomi più piccoli, miomi più superficiali, approcciati per via laparoscopica, miomi più impegnativi, approcciati per via laparotomica. Non sto dicendo che la laparotomia debba sempre e comunque avere il sopravvento nei confronti di una tecnica endoscopica, in particolare laparoscopica, sto dicendo che probabilmente è necessaria una propedeuticità nell'apprendere queste tecniche chirurgiche. È impossibile pensare che un chirurgo ginecologo non sia in grado di eseguire correttamente una miomectomia laparotomica e si sia dedicato unicamente agli aspetti laparoscopici. E quando di miomectomia laparotomica vogliamo parlare, beh, la tecnica è rimasta quella. La tecnica è rimasta quella, ma deve per forza rispettare determinati punti tecnici per ottenere dei risultati ottimali. La sede dell'incisione sappiamo che preferibilmente deve essere una sede anteriore, sulla parete anteriore dell'utero, per minimizzare la formazione di aderenze che possano interessare gli annessi. Sappiamo come possa essere necessaria solo una ampia incisione della parete fundica o anteriore dell'utero per riuscire attraverso quell'incisione ad asportare la gran parte dei fibromi. Si utilizzano dei bisturi elettrici, una punta sottile per eseguire una perimiotomia elicoidale per cercare di enucleare il fibroma nel modo meno emorragico possibile e più rispettoso possibile della pseudocapsula. Si ottiene una coagulazione bipolare dei vasi maggiori per minimizzare le perdite intraoperatorie, senza però molto selettiva, quindi senza andare a ischemizzare o a necrotizzare la parete miometriale. Non bisogna rimuovere un eccesso di tessuto uterino, di tessuto sia perimetriale che miometriale. Si ottiene una emostasi completa con la presa e la sezione del peduncolo del fibroma e si procede poi a una meticolosa ricostruzione che ha come suo obiettivo quello di riapprossimare nel modo più adeguato le fibre muscolari, di evitare nel modo maggiore la creazione di spazi morti per non far accumulare sangue e creare ematomi nel contesto della parete, ematomi nel contesto della parete miometriale, e particolare attenzione si pone anche in quella che è la ricostruzione dello strato più superficiale perimetriale con il posizionamento di suture nella maggior parte dei casi introflettenti, proprio per esporre il meno possibile queste superfici alla formazione di aderenze. Un buon compromesso tra quello che è l'approccio classico laparotomico e quello che potrebbe essere l'approccio invece laparoscopico è dettato dalla mini laparotomia. O meglio, cercare di adeguare il più possibile l'incisione laparotomica a quelle che sono le dimensioni dell'utero, privilegiando le incisioni più piccole possibili. Questo offre sicuramente tutti i vantaggi della laparotomia in termini di velocità di esecuzione dell'intervento, controllo delle emostasi, detezione di tutti i nodi miomatosi, anche quelli più profondi o nascosti, e sappiamo come le indagini preoperatorie, l'ecografia nella fattispecie, sia quasi sempre in difetto rispetto a quelli che poi sono i riscontri intraoperatori sul numero dei
dei fibromi e direi che rispetto alla laparoscopia ha questi vantaggi e in più potrebbe avere il vantaggio del fatto di essere un intervento, così peraltro come l'intervento laparotomico, ma a maggior ragione nell'intervento mini laparotomico, di associare una anestesia locoregionale, di associare un'anestesia spinale e magari anche una prevenzione antalgica attraverso un catetere da peridurale. Noi in questo modo avremo dei decorsi assolutamente indolori, avremo dei decorsi rapidi, avremo dei decorsi molto simili a quelli che sono i decorsi di un intervento laparoscopico. Intervento laparoscopico che è sicuramente un intervento di grande fascino, ne sono pienamente consapevole, lo faccio e l'ho fatto per tantissimi anni, però devo comunque riconoscerne ugualmente i limiti rispetto alle tecniche più tradizionali o mini laparotomiche. Questo è un caso che vi mostro, però è un caso che vedete subito utilizza dei vasocostrittori per minimizzare la perdita ematica, con i pro e i contro dell'utilizzo dei vasocostrittori, che utilizza degli strumenti a ultrasuoni, con i pro e i contro, soprattutto da un punto di vista costi, dell'utilizzo di tale strumentazione. È un intervento eseguito in maniera molto meticolosa, è un intervento eseguito però su un piccolo fibroma, su un fibroma singolo, e che richiede, come vi dicevo, poi un tempo di ricostruzione che deve essere un tempo il più possibile, simile a quello che attueremmo per via tradizionale o per via laparotomica. Oggi agevolato anche dall'introduzione di fili di sutura come questo, cioè i barbed suture autobloccanti, che indubbiamente hanno reso più veloce e più efficace la ricostruzione dello in duplice strato dello strato miometriale. Si è sempre detto, no, è meglio farlo in laparoscopia perché comunque il tasso di aderenze post-chirurgiche è nettamente inferiore. Questo in realtà non è assolutamente dimostrato e direi che in entrambi gli approcci, sia esso laparotomico che laparoscopico, la presenza di aderenze può essere significativa in rapporto alla tecnica del chirurgo utilizzato, o meglio all'attenzione che il chirurgo ha posto nel cercare di minimizzare il rischio di formazione di aderenze. Quindi il confronto sostanzialmente si cerca di basare sull'utilizzo della chirurgia laparoscopica per quanto riguarda la miomectomia e delle tecniche laparotomiche ridotte al più possibile per quanto riguarda l'incisione. Fra i vantaggi, se vogliamo riportare anche quelli estetici, sono a favore della mini laparotomia. Avremo un'unica incisione, non avremo quattro piccole incisioni della chirurgia laparoscopica, avremo probabilmente la stessa incisione da ripercorrere al termine della gravidanza, perché comunque, per quanto ce la possiamo raccontare, il tasso di tagli cesarei in una donna premiomectomizzata è estremamente elevato e io non ho nessun timore nel dire che la mia propensione va in quella direzione nella maggior parte dei casi. Avremo la possibilità però di eseguire una miomectomia che è stata sicuramente efficace in termini di asportazione di tutti i fibromi, perché uno dei problemi legati alla laparoscopia e che era emerso anche da dei dati che avevamo raccolto in Mangiagalli prima che io lasciassi la Mangiagalli, che però erano abbastanza significativi per far notare come la persistenza fosse nettamente più elevata dopo una miomectomia laparoscopica rispetto a una miomectomia laparotomica, specialmente per quanto riguarda le miomectomie multiple e come conseguente alla persistenza, anche il tasso di recidiva dei miomi in una donna operata per via laparoscopica per miomi multipli fosse
più elevato rispetto alla via laparotomica, così come anche più recentemente riportato da questi altri contributi in letteratura che ancora una volta sottolineano un tasso di ricorrenza più elevato dopo la chirurgia laparoscopica. Si è fatto riferimento alle problematiche ostetriche anche con la relazione di Ferrero, alla possibilità quindi di avere delle complicanze durante la gravidanza, sia dopo trattamenti conservativi attraverso l'embolizzazione o l'AIFU, al possibile rischio di rottura d'utero in gravidanza. Questo è un rischio che io ritengo comunque oggettivo e che ho sperimentato sul campo in più di un'occasione e di cui tutti siamo a conoscenza in letteratura. Ed è un dato che possiamo considerare raro, ma possiamo considerare raro perché ci riferiamo esclusivamente ai dati riportati in letteratura. E vedete come per mille ci sia un tasso del 4,2 dopo la parotomia rispetto a un 10,6 in caso di miomectomia laparoscopica. E come in chi fa e chi studia il trial on labor dopo la miomectomia ci sia anche qui una segnalazione comunque di un'incidenza dello 0,6% di rottura uterina, come questa avvenga, e anche questo è un dato che avevamo sottolineato, molto spesso al di fuori del travaglio e molto spesso prima della 36ª settimana di gestazione, quando l'utero è particolarmente rilassato. E come anche da questo contributo si evinca che 6 su 7 rotture sono capitate dopo una laparoscopia, dopo una miomectomia laparoscopica. In sintesi, i vantaggi o comunque le caratteristiche di una tecnica rispetto all'altra sono sintetizzate così, non sono pienamente d'accordo su questi dati, che peraltro comunque si rifanno a pochi studi, perché sono pochi gli studi che hanno valutato in maniera randomizzata la laparoscopia nei confronti della laparotomia. Shorter hospital stay oggigiorno con una anestesia spinale e una peridurale, direi che non ci sono praticamente differenze. Lower post-operative fever, anche questo non credo che sia un dato suscettibile di una tecnica rispetto all'altra, ma penso più alla ricostruzione dell'utero, alle sierosità dell'utero, il dolore anche, la ridotta perdita ematica, anch'essa non è così significativamente diversa da una tecnica rispetto all'altra, soprattutto alla luce dei tempi chirurgici, perché se una miomectomia mini laparotomica o laparotomica mi dura tre quarti d'ora, un'ora, e una miomectomia laparoscopica multipla mi dura 4 ore, comunque sia la perdita ematica sarà a favore della laparoscopia in termini quantitativi. Anche le ultime evidenze della Cochrane ci portano a non distinguere un metodo superiore all'altro. E allora, di fronte a una non distinzione fra i due metodi, ritorno ancora una volta alla necessità di una propedeuticità per quanto riguarda l'intervento chirurgico di miomectomia, soprattutto alla luce di pochi studi randomizzati considerati. Donné, citato prima anche da Felice, conclude dicendo che dipende un po' dalle abilità del chirurgo nel suturare il miometrio, se decidere se eseguire una laparoscopia o una mini laparotomia, ed è proprio questo, secondo me, che non dovrebbe essere suggerito, cioè la personalizzazione deve essere sul caso clinico, sulla paziente e non sulle capacità e competenze del chirurgo. La realtà aumentata e l'intelligenza artificiale credo che possano, sono argomenti che mi affascinano particolarmente, ma credo che possano oggettivamente diventare in un prossimo futuro
degli utili compagni nella nostra navigazione chirurgica. Avremo la possibilità di identificare molto meglio la sede dei fibromi uterini, il loro impatto con la cavità endometriale, questo soprattutto per interventi svolti per via endoscopica. Avremo la possibilità di identificare addirittura la direzione delle fibre muscolari, quindi per guidare la nostra incisione e soprattutto per guidare anche la nostra ricostruzione dell'utero. Quindi aspetti interessanti, molto affascinanti, che ci accompagneranno, spero, nei prossimi anni. Grazie. Grazie Massimo per questa eccellente carrellata sulla chirurgia nelle pazienti, nelle donne desiderose di prole. Allora, apriamo la discussione. Io ho una lista di domande veramente molto lunga, ma preferisco dare spazio prima alle persone che sono in linea per consentire loro di esprimere i loro dubbi o chiedere ulteriori chiarimenti. Al momento, professore, non ci sono domande. Non so se vuole iniziare quindi con le sue, se poi ce ne fossero, le segnaliamo. Allora, parto io e ne ho per tutti e quattro i relatori. Iniziamo dal professor Vignali. Io di nuovo ripropongo cioè, tutti questi nostri webinar sulla gestione dei fibromi uterini avevano come titolo della presentazione una domanda, che è un po' la domanda che ci siamo fatti noi e che pensiamo che anche i nostri colleghi e le nostre specializzande possano farsi. E quindi, di nuovo, io ripeto la domanda. Secondo te, l'arrivo dei GnRH antagonisti veramente costituirà un vantaggio addizionale rispetto agli attuali agonisti? Perché a me personalmente, io ti dico Michele, a me personalmente non è chiaro, non capisco quale potrebbe essere il reale vantaggio in termini di gestione pratica di queste situazioni, perché sì, d'accordo, si evita il flare-up. Quando mai è stato un problema il flare-up? Per noi mai. Iniettiamo i GnRH agonisti in fase medio-luteale o se proprio proprio non ce la fai, accompagni i primi 10 giorni con l'assunzione di un progestinico orale ed ecco che il problema del flare-up scompare. Poi, sul fatto che la somministrazione giornaliera orale piuttosto che la somministrazione mensile o trimestrale intramuscolare sia più o meno vantaggiosa, quello credo che dipenda dalle preferenze della paziente. Ci sono pazienti che magari proprio perché non hanno voglia. Cioè, c'è sempre detto che l'anello vaginale contraccettivo è meglio della pillola perché? Perché così le donne non devono stare a prendere una pillola tutti i giorni. Adesso ci raccontano il contrario, molto meglio prendere una pillola tutti i giorni piuttosto che farsi un'iniezione al mese o ogni 3 mesi, ma comunque vabbè. Di fatto, quando sì, i GnRH antagonisti possono permettere di modulare il grado di ipoestrogenismo che otteniamo, ma a che prezzo? Perché poi alla fine non sappiamo se usiamo dosaggi limitati di GnRH agonista per non inibire completamente la funzionalità dell'ovario, il rischio di concepimento non riconosciuto è più o meno del 2-3%. E quindi noi non sappiamo se la donna è in amenorrea per il farmaco o perché ha una gravidanza non riconosciuta. Quindi anche questa cosa mi lascia un po' perplesso, ma di fatto io vedo, come tu hai fatto vedere benissimo nella tua presentazione, che tutti i GnRH agonisti, che adesso antagonisti, che adesso vengono utilizzati nei trial di fase 3, sono tutti al dosaggio massimo possibile. Ecco, non solo, ma sono tutti con add-back therapy. Quindi a questo punto, cioè, se tu usi il dosaggio massimo possibile, perché in realtà vuoi ottenere
la completa soppressione della funzionalità ovarica e poi gli combini comunque la back therapy, a questo punto qual è la differenza con i generali agonisti? Io non capisco. Quindi ti lascio la parola. Allora, cioè, la domanda me la sono posta anch'io, cioè come me l'hai posta tu, me la sono posta anch'io. E vedendo un po' quelli che sono gli studi, che anche perché anche Linzagolix prossimamente li pubblicherà, ma anche lui, bene o male, esattamente sono condotti tutti esattamente nello stesso modo e tutti arrivano alla stessa conclusione. Io l'unico vantaggio che vedevo appunto era la somministrazione orale, il fatto di non prendere due pillole invece che una, perché alla fine ti prendi una che ha già dentro le back therapy e quindi questo poteva essere il vantaggio. Dall'altro lato però c'è lo svantaggio che appunto rischi di dimenticarsi, cioè io la vedo la terapia come qualche cosa, cioè se io penso alla terapia per i fibromi, ho cercato di dirlo, penso a qualche cosa di più di un anno, più di 2 anni, più di 3 anni. Io avevo visto come si chiama, nell'Ulipristal il futuro, onestamente contavo molto, io personalmente ho trattato molte pazienti con l'Ulipristal acetato e secondo me era un farmaco che aveva un ottimo futuro finché non è crollato miseramente. Certamente c'era sempre il problema dei costi, su questo siamo d'accordo, però abbiamo risparmiato molte isterectomie, abbiamo procrastinato molte miomectomie. L'alternativa è farsi l'analogo iniezioni per quanti anni, cioè per quanto tempo? Cioè, o noi pensiamo a una terapia che deve essere di un anno, e allora vabbè, puoi farti 3 iniezioni, il trimestrale, te lo fai. E ti riporto sulla domanda a cui tu non mi vuoi rispondere. Tu svii. IGNRH antagonisti sono un breakthrough, sì o no, rispetto agli agonisti? Punto di domanda. Solo se, secondo me, Sì. solo dal punto di vista dell'assunzione, cioè io penso che invece che iniettarsi un'iniezione ogni mese, la prendi per bocca, sia meglio. Questo per come la vedo io, per quelli che sono i risultati che ho potuto leggere bene negli studi, non vedo altre alternative, perché la back therapy la devi prendere comunque. Cioè, gli effetti collaterali comunque ce li hai, come hai detto tu, non puoi modulare nessun tipo di secrezione di gonadotropine perché se non lo fai al dosaggio massimo l'efficacia non ce l'hai, perché alla fine siamo intorno al 75-76%, quindi non è che hai. Però io penso, Paolo, a veramente le donne col sintomatiche. Le donne sintomatiche sono fortemente sintomatiche, quelle veramente sintomatiche necessitano di una terapia. Allora, se tu li proponi, adesso banalmente, in questo periodo che abbiamo dovuto rimandare tutti gli interventi del mondo perché per il Covid, io ho ripreso a produrre, a prescrivere un sacco di analogo e ti garantisco che non è che le donne sono proprio così contente di farsi un analogo. Certo, non ho mai prescritto un antagonista, quindi non so come sia l'effetto, se la paziente sia più o meno contenta di fare questa terapia, però oggettivamente so se sia il breakthrough perché noi non abbiamo avuto la possibilità di utilizzarlo, però credo che ci sia la necessità di una terapia medica così efficace, che magari sia un po' meno invasiva dell'iniezione. Certo, tu dici così, però io non me la sono mai fatta l'iniezione mensile del genere analogo e gli effetti collaterali sono effettivamente molto pesanti. Io credo che possa avere uno spazio. Ecco, se vuoi una risposta decisa, ti dico, possa avere uno spazio. Rimpiango, ribadisco, so che tu avevi delle perplessità, ma io rimpiango l'Ulipristal che sicuramente aveva meno effetti collaterali e funzionava in 10 giorni e smettevano di perdere. Parlo delle pazienti sintomatiche. Perché in molti casi basta darle un po' di pillola, un po' di progestini, col problema si risolve. Sto parlando di quelle fortemente sintomatiche. Sì, io lascio, la mia risposta è sì, potrebbe esserci uno spazio. La rivoluzione la escludo, cioè non rivoluzionerà la terapia, però non escludo uno spazio positivo. Abbiamo una domanda? Sì, abbiamo la mano alzata del professor Ferrazzi. Grazie, io purtroppo ho perso la prima relazione e mi dispiace e ringrazio Paolo di questo bellissimo corso a tappe sui miomi, straordinario. Quindi forse ho perso un'informazione, ma la prima domanda che mi faccio è: il mioma è una modificazione parafisiologica dell'utero con l'età o è una patologia? E
E quindi se la prima risposta è una patologia solo nella misura in cui casualmente, come sottolineava Massimo, si sviluppa in alcuni punti specifici del mio metodo, tanto da causare o infertilità o perdite ematiche. Ecco, questo penso per gli specializzanti sia importante, cioè personalmente la risposta che mi do è che il mioma, come l'adenomiosi, è una modificazione parafisiologica del miometrio che si sviluppa con l'aging. E si sviluppa in maniera più significativa quando si associano fattori di infiammazione come l'obesità. Ecco, questa è la mia. E quindi non è di per sé una patologia, lo diventa solo casualmente. Siete d'accordo su questa definizione? Perché questo va proprio a monte di tutto, insomma, quel 30% che Felice diceva essere asintomatici, francamente mi sembra una casistica un po' vecchia. Io credo che gli asintomatici siano molto più del 30%. E quindi siano effettivamente il mioma è un riscontro occasionale frequentissimo nella donna over 35. Quindi cosa ne pensate di questa definizione? La mia risposta è che non mi sognerei di trattare un mioma asintomatico, cioè il problema mio non è in questo momento definire, cioè se mi posso permettere, cioè un po' come l'endometriosi, se uno non ha, adesso poi Paolo mi uccide, ma se uno non è sintomatico non mi pongo il problema dell'endometriosi, nel senso cioè mi pongo il problema del sintomo, io se vedo una paziente metrorragica faccio una premessa personalissima. Mia moglie tolse l'utero a 43 anni perché aveva delle metrorragie mortali, per cui doveva cambiarsi il camice al lavoro. Quindi, che avesse il fibroma o avesse qualcos'altro, il problema è la metrorragia. Trovare un sistema di alleviare questa problematica, che in alcuni casi è veramente devastante, che non sia necessariamente chirurgico, cioè poi possiamo arrivare anche alla chirurgia, per carità di Dio, nessuno di noi, io non voglio abolire la chirurgia, ma non mi No. sembra, cioè mi sembra che il primum non nocere, prima si tenta. Certo, se la terapia, la domanda era, la terapia saranno gli antagonisti, ma oddio, ho delle perplessità, però le lascio una possibilità, e lascio aperta la categoria della possibilità. Il concetto culturale da trasmettere, credo oggi, è la mia opinione naturalmente, è che il riscontro di un mioma è no, quasi non necessario. Neppure di essere informata la paziente, cioè va presentato come un riscontro occasionale di una piccola lesione del tutto benigna del miometrio, se è asintomatico. E quindi come, cioè, l'a priori è il mioma, è una modificazione biologica che si associa alla senescenza e ai fattori di infiammazione. E sul trattamento non avete mai parlato, siccome c'è una coincidenza tra età, disfunzioni ormonali, perdite ematiche e miomi, vista l'alta incidenza di miomi in questa fascia di età. Non avete mai parlato di spirali medicate al progesterone? Ha uno spazio la spirale medicata al progesterone nella perdita ematica quando non ho un mioma sottomucoso o addirittura un G0? È indicata, secondo voi, una spirale medicata a 47 anni in una donna che ha tre fibromi intramurali di 2 centimetri, 3 e 5 centimetri che non modificano la cavità e ha perdite ematiche. È molto Ovvio, frequente. assolutamente. Posso rispondere anch'io. Dai dati che anche oggi sono stati mostrati, quando l'utero è affetto da fibromi multipli, pur non interessando la cavità, la percentuale, il rischio di espulsione è del 13%. Quindi può essere un'alternativa, ma la donna va correttamente informata, perché è proprio la presenza di fibromi. Già il rischio di espulsione di Mirena è più o meno sul 5%, ma in presenza di fibromi il rischio è quasi triplicato. Quindi può essere un'alternativa, ma con tutti i limiti del caso. Più grande la cavità uterina, più abbondante il flusso e più la probabilità di espulsione con un coagulo è alta. Scusate se interrompo, il professor Petraglia mi ha appena scritto che a breve deve scollegarsi perché ha un impegno, quindi non so, professor Vercellini, se lei aveva una domanda appunto anche Grazie per il Paolo. professor Alle Petraglia. 12 pensavo fossimo chiusi, capito? Allora avevo preso un impegno, mi spiace.
Posso farti una domanda breve? Sì, io rispondo breve, tranquillo. Ok, allora, tu hai parlato e la cosa mi ha molto interessato del pazienti con grave grado di obesità. Io penso che in casi di questo genere, vorrei il tuo parere, il trattamento con generac agonisti anche a lungo termine, tutto sommato, è la soluzione meno peggio, se vogliamo, perché nella nostra esperienza, in queste pazienti a cui noi normalmente diciamo inizi l'EdBack therapy quando incominciano le vampate di calore, la gran parte di queste donne torna dicendo non le ho avute, perché comunque hanno una produzione estrogenica di loro che fa sì che alla fine problema di effetti collaterali e problema di riduzione di massa ossea è piuttosto limitato. Quindi, nel momento in cui queste donne hanno una grave forma di obesità, stiamo parlando di BMI sopra i 40, voglio dire, tutto sommato, anche tu ritieni che possa essere una valida alternativa alla chirurgia? Ma assolutamente, Paolo, io ti ripeto, saper maneggiare questi farmaci, ora tutta la riunione è andata intorno a questo tema e mi spiace dovervi lasciare, ma non avrebbe mai fine la discussione, anche quello che Enrico vuole stimolare, che è sempre un terrorista con le sue provocazioni, porterebbe a ore e ore di discussione. Io sono d'accordissimo, cioè la maneggevolezza dell'agonista è veramente ormai sulle obese è perfetta, Paolo, non ho dubbi. Sono pazienti che vanno male in sala operatoria, lo sai benissimo, che hanno problematiche di sanguinamento e quindi avere l'aromatasi nel tessuto, nel lipido, nel grasso che hanno le rende anche la menopausa stessa è meno sofferta da queste donne, no? Se tu pigli le nostre donne grasse hanno meno vampate di calore, meno problematiche, proprio perché c'è l'estrogeno che viene dall'aromatizzazione degli androgeni, quindi va perfetto, no? E il problema che dobbiamo dire ai giovani, secondo me, è quello di imparare, le basi molecolari delle malattie, sapere i farmaci a che servono, saperli gestire. Poi dopo, ragazzi, lo sapete benissimo, questa discussione sui fibromi potrebbe essere meglio non dare linee guida, io su questo sono pienamente d'accordo perché, come ha detto anche Massimo Candiani per la parte chirurgica, si va a finire proprio è una patologia appunto così diffusa, così complessa, che però va saputa gestire. Quindi avere più farmaci, anche a proposito degli antagonisti, è logico che non c'è niente di nuovo, Paolo, ma io ti posso garantire che le aziende, i ricercatori che l'hanno messi a punto, volevano arrivare a trovare un livello di inibizione tale che facevano 30 picogrammi ml di estradiolo e evitavano l'HBAC. Poi hanno fallito, però l'industria aveva investito milioni di dollari e quindi sono andati tutti sul mercato. Ma è logico che lo useremo una tanto, sono d'accordo con te. Cioè, chi sa maneggiare gli agonisti è che i giovani, vedrai, essendo in nuova generazione, si faranno attrarre più dall'oral che dall'injection, perché più. Ogni cosa purtroppo nei suoi tempi sarà così. E saper maneggiare questi farmaci comunque è una cosa importantissima per le nostre donne, assolutamente dobbiamo rimanere aperti. Un argomento come questo hai fatto bene a dedicargli gran parte della scuola perché è quotidiano, è veramente quotidiano. Quindi Felice, ti ringrazio veramente mi tanto. Devi spiace andare. dovermi lasciare. Nessun problema, Felice. Noi, anzi, ti ringraziamo che ci hai dedicato un sabato mattina, Sì, ecco, quando tu oggi normalmente ti sabato dedichi. Ci è un siamo dono magnifico. doppiamente grati. Perfetto, Paolo. Ciao, Felice. Spero che questo possa diventare, questo è un bellissimo dibattito in persona, perché ci si può veramente stare, sarebbe molto educational per i ragazzi, infatti. Sì, Comunque, hai infatti noi fatto benissimo cerchiamo di anche diffonderlo online. il più possibile. Va bene. Ciao, Grazie buona mille. giornata. Se posso intervenire, anche il professor Ferrero mi ha chiesto se Ok. possiamo rivolgere a lui le domande. Allora io rivolgo una domanda a Simone, così lasciamo andare anche te. Sì, ne ho alcune, ma stringo. La prima, nelle alternative che tu hai analizzato,
forse ho perso il passaggio, ma non mi è sembrato di sentire l'importanza della posizione del fibroma, perché poi alla fine questo di fatto limita l'applicabilità di queste procedure in buona parte dei casi. Perché io leggo sempre, personalmente non ho molta esperienza di queste procedure alternative, ed è anche quello che io dico alle mie pazienti quando vengono da me per problemi di fibroma: guardi, c'è anche questa alternativa, però mentre su trattamento medico, trattamento chirurgico abbiamo l'esperienza tra le più ampie d'Italia, su questi specifici trattamenti alternativi io posso sapere ciò che la letteratura riporta, ma francamente la nostra esperienza personale è limitata. Quindi io informo le donne di questa assenza di esperienza. Ma in ogni caso, quel che leggo, perché appunto esperienza dieta non ne ho, è che se hai un fibroma sottomucoso non lo devi fare perché il rischio di infezione aumenta, se hai un fibroma grande, prevalentemente sottosieroso, non lo devi fare perché se va in necrosi poi può coinvolgere l'intestino, ci devono essere laparotomie complesse e via dicendo. Quindi alla fine non si capisce bene cosa rimane, insomma. Ecco, qual è la tua risposta su questo? Premesso che io ho un'esperienza diretta di embolizzazione, e non ce l'ho degli ultrasuoni. I pochi casi che ho gestito con gli ultrasuoni li ho inviati a Alessandro Napoli a Roma, quindi non ho avuto un'esperienza in diretta. Concordo pienamente con quello che hai detto. Personalmente, come dire, per me questa è tutta una complicazione di cose molto più semplici. Con onestà, io non offrirei mai a una persona ragionevole di buon senso né l'embolizzazione né come dire, gli ultrasuoni focalizzati con la risonanza, perché realmente non ne capisco quale sia il beneficio. Probabilmente sarà che sono un chirurgo. Però io quei casi che ho trattato con queste modalità erano persone che mettevano degli stop su delle altre cose che potevano essere trattamento chirurgico o terapia medica. In qualche caso nella terapia medica gli stop erano anche determinati da controindicazioni. Nella chirurgia da una scelta personale rispettabilissima, che ognuno nella vita fa ciò che ritiene più opportuno. Fra poco ho chiesto a Federica di dovermi allontanare, devo andare a fare Candiani inorridirà una miomectomia laparoscopica di una signora che vuole in laparoscopia togliere quattro fibromi, d'accordo che c'è la barbe suture, però me lo farei più volentieri anch'io con un taglietto che non passare il pomeriggio di sabato a suturare. Però devi anche rispettare le persone. Detto questo, nella mia presentazione magari ho trascurato alcuni aspetti tecnici. Però, se posso essere sincero, Paolo, non credo neanche che forse quella sia la priorità. Do per scontato che un mioma sottomucoso lo trattiamo in isteroscopia e un grosso sottosieroso, forse, boh, se è sintomatico, questo glielo toglierei sì, la laparoscopia, intanto a parte la rottura della morcellazione ci vuole davvero poco. Il problema sostanziale è che le tecniche si applicano nella pratica più comune ai miomi intramurali, al sanguinamento, a tutto questo. Quelli sono poi anche gli outcome reali che vai a vedere e io forse perché sono un ginecologo e non un radiologo li trovo solo una complicanza, sia l'embolizzazione delle arterie uterine che usiamo, noi ce l'abbiamo facilissima, la possiamo fare proprio con una collaborazione fantastica. L'embolizzazione la usiamo nelle placente a crete, lì sì che è utile, nei miomi boh, mi fa veramente un po' così, lasciare perplesso. E sugli ultrasuoni, secondo me, sono ancora meno efficaci, però ho veramente un'esperienza limitatissima. Io avrò avuto 4-5 pazienti trattate con quella metodica, quindi l'esperienza di real life è veramente povera la mia. Simone, grazie mille e quindi buon Grazie a tutti voi, lavoro. scusatemi. Buon Un lavoro. abbraccio, buon fine settimana, grazie. Dunque, avevamo una domanda Sì, di Pasquale. abbiamo due domande nella chat. Allora, Calzolari Luca chiede: data per scontata la necessità di personalizzare l'indicazione a chirurgia in base alle esigenze e desideri della paziente, secondo l'opinione dei relatori, qual è l'età per indicare l'isterectomia anziché la miomectomia in una paziente sintomatica non più desiderosa di prole? Massimo?
Microfono, microfono. Intanto non vorrei passare per quello che non sono e quindi un contrario alla laparoscopia in senso assoluto. No, il mio percorso non va in questa direzione, anzi, sai bene come per primo avessi adottato come alternativa quella endoscopica nei miomi. A conti fatti, l'esperienza mi ha raccontato tante cose e mi fa pendere sul piatto della bilancia più verso un approccio mini-invasivo laparotomico piuttosto che endoscopico, per una serie di considerazioni che abbiamo già fatto. La domanda non l'ho colta perfettamente, cioè a quale età dobbiamo proporre un'isterectomia rispetto a un trattamento? Rispetto ad una miomectomia in una paziente sintomatica per miomi, ma non più desiderosa di prole. Allora, noi dobbiamo conoscere molto bene la paziente, dobbiamo capire quella che è la sua storia clinica, se è una paziente che ha già avuto miomectomie in passato, per esempio, e che quindi va incontro a una situazione recidivante. Ne dobbiamo discutere. È ovvio che è un'opzione quella demolitiva che è perseguibile a qualunque età ragionevole, nel senso che se una donna ritiene di aver completato la sua attività riproduttiva, probabilmente è una donna con 2 o 3 figli che ha già più di 40 anni e che ha una qualità di vita estremamente compromessa dalla presenza di questi fibromi, che ha magari già tentato delle terapie non chirurgiche che sono fallite. A quel punto, credo che offrire un'opzione chirurgica demolitiva sia assolutamente di buon senso. Mettiamo fine alle sue sofferenze, mettiamo fine al rischio di ricorrenza della patologia. Sappiamo bene come la funzione dell'utero sostanzialmente sia una funzione riproduttiva. E quindi se quell'aspetto è ormai archiviato, è un'opzione assolutamente concepibile per risolvere il quadro clinico. Posso aggiungere qualche considerazione, Massimo? Allora, in termini di costo-efficacia anche, io penso che più ci avviciniamo alla menopausa, più l'alternativa medica, per essere pratici, GnRH agonisti ed add-back therapy, abbia un senso. Perché, non so, in una donna altamente sintomatica di 52 anni, presumibilmente un anno o due di trattamento medico offrono quel bridge di cui parlava Felice prima, che può permettere di evitare una chirurgia. Più ci si allontana dalla presunta menopausa, purtroppo abbiamo ben poco se non nulla per poter prevedere quando arriverà la menopausa, ma più ce ne allontaniamo, più dal punto di vista della costo-efficacia, l'isterectomia, nella donna che non desidera più prole ovviamente, diventa favorevole, perché con un singolo intervento chirurgico la donna si guadagna un beneficio di un decennio, ad esempio. Tante donne dicono: ma come faccio ad affrontare, ma perché devo affrontare un'isterectomia a 43 anni? No, è proprio in quel gruppo di donne che io credo che l'isterectomia sia particolarmente vantaggiosa, perché è chiaro che la morbilità, i rischi sono sempre uguali. Più ci avviciniamo alla menopausa e più il beneficio diventa limitato, sempre ridotto. Maggiormente ci allontaniamo, più sia il beneficio clinico che la costo-efficacia della chirurgia definitiva è maggiore. Inoltre, ci sono altre considerazioni. Prima di tutto, dimmi Massimo se anche tu sei d'accordo e Sono anche. d'accordo, no, no, sono d'accordo e infatti io avevo detto qualora le alternative farmacologiche esplorate si fossero rese inefficaci. Bisogna tenere presente però quali sono anche i sintomi lamentati dalla paziente, perché se il sintomo è un sintomo bleeding, emorragico, eccetera, è una cosa. Se il sintomo è legato fondamentalmente al volume, a quello che occupa il volume dell'utero e quindi
dove la terapia farmacologica probabilmente è un po' meno efficace, ma anche qui ogni volta bisogna sapere di che cosa stiamo parlando, ovviamente, no? Quindi se stiamo parlando di uteri giganti o di uteri con qualche piccolo fibroma, allora sono pienamente d'accordo con te. Allora lì però la terapia con un utero gigante, la terapia farmacologica, probabilmente sappiamo già che qualunque età essa abbia, la paziente sarà inefficace. Sì, no, certo, stiamo parlando di uteri non estremi, ecco. Ma quello che volevo sottolineare ancora è che molto spesso le donne sono spaventate rispetto alla rimozione dell'utero per le conseguenze di tipo funzionale, quindi conseguenze di tipo sessuale, conseguenze di tipo urinario, intestinale, o aumentato rischio di prolasso vaginale in futuro. Leggono questo su molti, Glielo molte, dice l'amica. lo dice l'amica e via dicendo. Quindi io credo che nel counseling di queste pazienti vada sottolineato che questi rischi di fatto non ci sono. Se la sessualità andava bene prima, andrà bene dopo, se andava male prima, andrà male dopo. Il No, rischio. potrebbe migliorare, potrebbe migliorare. Sì, ma comunque complessivamente, diciamo, non è che. No, ma proprio i timori che loro hanno nella maggior parte dei casi sono esattamente il contrario del discorso, nel senso Sì. che la sessualità potrebbe essere compromessa per il dolore, per la presenza di un utero fibromatoso e va migliorando sicuramente dopo. I disturbi urinari potrebbero essere ben presenti in presenza di fibromi e migliorare dopo, la compressione vescicale e così via, tutto il resto. Idem il descensus. Certo, e poi noi non consideriamo raramente un aspetto che io ritengo rilevante. La chirurgia permette in queste donne la rimozione delle tube. La rimozione delle tube significa sostanzialmente quasi annullare il rischio di tumore cosiddetto ovarico sieroso di alto grado, che copre più o meno il 65-70% di tutti i cancri dell'ovaio. Il che significa ridurre più o meno diciamo 0,8%, insomma, la probabilità nel corso della vita di una donna di una malattia che ha un'elevatissima mortalità. Noi siamo qui a ragionare intorno alle alternative terapeutiche in base al rischio di sarcoma, che certamente è malattia letale, per carità, ma che ha una frequenza decisamente inferiore, e non consideriamo mai il fatto che l'asportazione dell'utero in donna non desiderosa di prole permette anche di effettuare una prevenzione del carcinoma dell'ovaio, che non è, secondo me, un aspetto irrilevante nella scelta. Ecco, chiedo il vostro parere e poi lascio la domanda del dottor Busato. Io concordo pienamente, non sono sceso in questi particolari durante la mia disquisizione perché anzi, mi fa piacere che auspicavo uscissero durante una nostra discussione, ma assolutamente, sono di una porta aperta e sono pienamente, è quello che eseguo in queste circostanze. Michele? Microfono. Assolutamente concorde su tutto quello che è stato detto fino adesso, al 100%, nel senso che capita, cioè io penso che quella che è la premessa che va fatto Massimo nella sua relazione, che bisogna parlare con la donna, ormai è diventato un must per qualsiasi patologia, ma in questi in cui ovviamente c'è il dottor Google che si sostituisce a noi, è fondamentale. Io penso che sia fondamentale spiegargli i benefici. Invece, e confutando le loro obiezioni sia essenziale. Poi io sto molto anche proprio a loro, cioè lascio esprimere il loro parere e poi cerco di consulentarle su questo. Poi la scelta è loro, non è che devo convincere se vuole togliere i fibromi, tolga i fibromi, se vuole togliere l'utero, tolga l'utero. Però profilassi del salpingettomia profilattica forever, sempre assolutamente. Tutto vero. Federica? Microfono. Ecco, io ho parlato di miomectomia prima, per cui la salpingectomia non l'avevo proposta per quel motivo lì. Il dottor Busato chiede per il professor Candiani.
Alla fine, sulla base di quali motivazioni si decide la via laparoscopica o laparotomica in caso di miomectomia? Il dottor Busato mi vuole portare per forza a incasellare le situazioni che per me sono estremamente difficili da incasellare. Non deve essere una scelta basata sulle predisposizioni del chirurgo. Deve essere una scelta, come dicevo prima, che tenga in considerazione dei principi di base della chirurgia ginecologica per affezioni benigne. Come dicevo precedentemente, deve essere una chirurgia intanto riproducibile, perché se noi non offriamo una chirurgia riproducibile per la maggior parte dei chirurghi ginecologi, non stiamo facendo il bene né della società, né della paziente, né nostro, né della tecnica, perché se è una tecnica che rimane un virtuosismo di alcuni chirurghi, rimane una tecnica molto limitata e poco diffusibile. E quindi no, non stiamo facendo il bene di questo. Con questo non sto dicendo, lo devo ribadire perché capisco che può sembrare diverso il mio ragionamento, con questo non sto dicendo che la tecnica laparoscopica non debba essere impiegata nella miomectomia, sto dicendo che deve esistere una propedeutica e che quindi il chirurgo debba essere in grado, nella valutazione della paziente, di discernere quella che sarà la tecnica da adottare nel rispetto dell'efficacia, della velocità dell'intervento, della riproducibilità e dei tempi anestesiologici. Dopodiché, se dobbiamo scendere nel particolare, purtroppo possiamo fare mille esempi di uteri che possono essere trattati in un modo o nell'altro. In linea generale, cerco di non approcciare una miomectomia per via laparoscopica quando ho una moltitudine di fibromi, quindi una malattia miomatosa, quando ho dei fibromi che richiedano tempi di ricostruzione dell'utero particolarmente lunghi. Però questo alla fine dipende molto dall'esperienza che ti sei fatto, dipende molto dalla valutazione clinica che hai fatto del paziente. E ripeto, costi e benefici alla resa dei conti in termini di risultati estetici, in termini di dolore post-operatorio, in termini di perdite ematiche, in termini di aderenza, eccetera, dell'uno a favore dell'altro non ce ne sono. E allora ci saranno probabilmente molti più ginecologi che eseguiranno delle miomectomie mini laparotomiche perché più facili da apprendere, riprodurre ed insegnare. Allora, io vorrei, se non ci sono altre domande, No, non ci sono altre domande, essendo confermo. già a mezzogiorno e mezzo, io vorrei fare una considerazione finale. E cioè, oggi abbiamo parlato veramente di molte alternative terapeutiche. Quello che mi colpisce e che ritengo estremamente limitante è che trial clinici randomizzati chirurgici sono pochissimi e quei pochi che ci sono tendenzialmente confrontano una tecnica con l'altra. I trial clinici medici confrontano un farmaco con un altro farmaco. Ora, io mi chiedo, come tu Massimo hai detto, fino agli anni Ottanta, fino alla comparsa dei Generac agonisti, lo standard di riferimento è sempre stata la chirurgia. Quindi la miomectomia nelle donne desiderose di prole, l'isterectomia nelle donne non desiderose di prole. Semplice, lineare. Quando si affaccia sullo scenario medico un qualsiasi nuovo trattamento, sia esso medico o non chirurgico, come l'embolizzazione, come gli ultrasuoni guidati dalla risonanza, cioè quale deve essere il confronto? Il confronto deve essere con lo standard esistente. Io continuo a leggere di trial sui Generac antagonisti dove si compara l'efficacia con un Generac agonista. Ma questo mi interessa molto meno
rispetto a confronto con lo standard di trattamento che è sempre stata la chirurgia in termini di benefici riproduttivi in caso di trattamenti medici limitati. Tu stesso, Michele, hai riportato, non so se tu o Felice, non mi ricordo, delle probabilità di gravidanza dopo l'uso di Uliprystal e via dicendo, piuttosto che di outcome clinici a medio-lungo termine, sia in termini di grado di soddisfazione della paziente, sia in termini di costo-efficacia, perché oggi purtroppo abbiamo parlato poco di costi. Questi farmaci costano un botto, lo vogliamo dire? Vogliamo dire che è un costo spaventoso, che se poi dopo li immaginiamo a lungo termine, il che significa anni di trattamento, cioè stiamo parlando di una spesa veramente importante. E quindi, penso che davvero lo standard di riferimento anche in termini di costo efficacia dovrebbe essere la chirurgia e questi trial mancano. Dispiace perché poi questo limita molto le conclusioni che noi possiamo trarre e lascia molto spazio sia all'esperienza personale, alle opinioni personali, sia alle spinte che saranno veramente molto molto forti delle industrie farmaceutiche. Quando sentiamo parlare oggi di uso dei generica antagonisti in prevenzione primaria, in prevenzione secondaria, cioè ciò significa che noi allarghiamo le indicazioni in modo spaventoso ed è ovvio che per le industrie farmaceutiche è molto più vantaggioso trattare i sani, che sono molti di più, rispetto che trattare i malati, che sono molti di meno. Quindi, insomma, io veramente vi lascio con questo auspicio che il futuro ci possa davvero portare un'evidenza più utile, più concreta, che ci possa far capire di più su come gestire davvero le nostre pazienti, specialmente nei casi non estremi, perché appunto quando la donna desidera prole oppure la donna che rifiuta la chirurgia, il caso è abbastanza chiaro, quando la donna è vicina alla menopausa e ha forti problemi emorragici, il caso è abbastanza chiaro, ma la gran parte dei casi si inseriscono in una fascia grigia dove davvero le opzioni terapeutiche possono essere più di una, le situazioni non sono così chiare. Io chiudo ringraziandomi veramente tanto per lo sforzo che avete fatto, per averci dedicato un sabato mattina intero. Davvero è stato un grandissimo piacere. A nome di tutti i nostri followers, vi ringrazio tantissimo per l'apporto che avete dato. Ricordo che il prossimo appuntamento sarà settimana 21. Dove si parlerà di microbioma e sindromi ostetriche. E il professor Ferrazzi qui si scatenerà. E quindi ci diamo appuntamento per sabato prossimo, sempre alle 10. Grazie ancora a tutti quanti e buon weekend. Ciao, grazie ciao Paolo. Paolo. Ci Ciao arrivederci. Massimo, grazie.